altri anni, da tutta Italia inviano lettere a Monte del Lago, simbolicamente, idealmente, come ripercorrendo le tappe di quell'enorme rete epistolare che da qui Vittorio Aganor, Guido Pompili e gli altri personaggi che hanno scritto la storia di questo borgo hanno fatto, ponendo le basi e le radici solide su cui oggi poggia il premio. Il premio, ricordava Luigina, è sostenuto fin dall'origine, fin dall'inizio, dall'amministrazione comunale, insieme agli eventi che ne hanno, diciamo, corollato sempre di più la struttura, ma è sostenuto, come anche, diciamo, il resto delle manifestazioni del festival, da altre istituzioni. Una me ne preme ringraziare qui, e non solo perché è presente la sua direttrice, ma è il GAL Trasimeno Orvietano. È grazie al GAL e al suo sostegno, ma anche alla capacità di quella regia territoriale allargata su eventi, manifestazioni e territori, che il premio e il festival non solo hanno potuto fare quel salto di qualità di cui l'edizione di quest'anno è un giusto coronamento, ma soprattutto la scommessa delle istituzioni diverse dal comune, dei partner, delle partnership, degli sponsor e anche di tutta quella rete che si costruisce nell'evento, da Unita fino agli altri festival che hanno integrato la loro programmazione con quella del festival, delle corrispondenze, dà ovviamente ulteriore energia e cementa la bontà di un lavoro che oggi presentiamo con la qualità delle lettere, con la qualità dei libri giunti alla cinquina finale e poi del libro vincitore, e che dall'anno scorso è arrivato anche a accogliere a Monte del Lago ospiti d'eccezione come Dario e Elena, che quest'anno... Non spoilerare. Però li ringrazio. Ancora non l'avevamo detto. Ma ho detto i nomi, non ho detto i cognomi. Ok, va bene, allora vai. Lasciamo ancora un minimo di suspense. Però significa anche cominciare a parlare ad un pubblico più vasto che quello tradizionalmente legato al territorio. E questo sicuramente non può che farci sperare in una longevità ancora forte del premio e del festival. Ringrazio ovviamente Luigina Miccio, coordinatrice del premio, ringrazio tutte le giurie impegnate nel corso dell'anno nella valutazione dei lavori, e ringrazio sentitamente tutte le persone, tutte le istituzioni e tutti i soggetti che a vario titolo tengono vivo questo impegno culturale così importante e ne aumentano ogni anno il prestigio, l'importanza e l'eco. Grazie. E allora, visto che ci sarà molto da leggere, perché protagoniste sono le corrispondenze. Partiamo però velocemente con questa cosa qua. Siccome appunto abbiamo parlato del premio, la sua nascita, noi abbiamo Francesco Girolmoni, che è il nostro bibliotecario e che è un inarrestabile curioso. E anche se, come dire, è quasi arrivato ad avere una cosa che non avrò mai nella vita, cioè la pensione, lui continua quello. In maniera indefessa, appunto coltivando la sua curiosità, a cercare nell'archivio, e ha scoperto questa cosa che adesso vi leggo, perché non credo che lui sia presente, ma ci ha lasciato questo intervento più veloce che posso. L'istituzione del premio letterario Vittorio Aganor Pompili nel 1958 è riconducibile a due personalità di Magione che tanto si sono adoperate per il paese nell'ambito culturale: il professor Trento Bartoccioni, primo sindaco dopo il 1946 e primi anni 50, e il professor Giovanni Moretti, allora direttore della biblioteca comunale. Il professor Bartoccioni nel 1953 collocò dalla residenza di Monte del Lago, presso la nascente biblioteca magionese, parte dei libri, giornali e riviste appartenenti a Guido Pompili e alla poetessa Vittoria Aganor Pompili, sua consorte. Aganor, scusate, che mi siete sti mariti. Dunque,
Anni 40 prima dell'istituzione del più recente premio letterario Vittoria Gamor Pompili, avvenuta nel 1998, il comune di Magione aveva bandito un concorso per onorare la memoria della poetessa veneta. Aperto a tutti, il premio letterario era riservato a saggi critici inediti che ponessero in risalto i pregi di stile e di fantasia, oltre che l'originalità e la ricchezza di ispirazione dell'attività letteraria della scrittrice e poetessa. Tra i componenti della commissione giudicatrice figuravano il professor Giorgio Petrocchi, presidente, il professor Giovanni Moretti e il sindaco di allora, Mario Fanelli. La premiazione avvenne il 14 settembre 58 alle ore 18 presso la terrazza Belvedere qui di Monte del Lago. Il suggestivo ambiente fu scelto dall'amministrazione comunale di Magione per rievocare una figura di scrittrice tra le più significative dell'ultimo Ottocento italiano e dell'inizio del Novecento, la quale trascorse in questi luoghi gli anni suoi più fecondi e felici. Vincitore risultò il professor Franco Mancini con il saggio La poesia di Vittoria Gamor, che venne pubblicato nel 1959 dalla casa editrice Le Monnier. Rispetto a quanto riportato nel bando, venne istituito un terzo premio che fu assegnato alla professoressa Paola Scaramucci Pimpinelli con lo scritto Vittoria Gamor e la sua poesia. Quest'ultima la ritroveremo nella giuria del premio, istituito nel 1998, quale profonda studiosa e conoscitrice della figura e della poetica di Vittoria Gamor. Il giornale del Mattino del 18 settembre 1958, nell'articolo dedicato alla premiazione del concorso, riportò le parole del sindaco di Magione che sottolineava anche il grave e urgente problema del lago Trasimeno in quell'anno. Non so se avete visto, sempre la stiamo. Dal canto suo, il giornale aggiunse la seguente riflessione: come sia doloroso trovare maggior preoccupazione per il lago nei versi di una poetessa vissuta 50 anni fa che nelle chiacchiere di certi contemporanei. Grazie a Francesco Girolmoni e alla sua scoperta nell'archivio comunale. E grazie a te che sei stata magnifica, sì, sì, velocissima, rapida e grande ritmo. Allora, invece, visto che ci sarà, come dicevo, da leggere, ci saranno parecchi interventi proprio sulle lettere, sulle epistole che andremo a leggere, iniziamo con presentare le giurie. Allora, il premio è diviso in due sezioni, come vi è stato detto, quindi ora presentiamo la giuria della prima sezione. I giurati della prima sezione del premio Vittoria Gamor 2022, che ricordo è riservato a opere in lingua italiana, nelle quali vengono pubblicati carteggi, corrispondenze epistolari di figure rappresentative in ambito culturale della società italiana. I carteggi o gli epistolari devono essere trascritti e curati seguendo rigorosi criteri filologici dichiarati dal curatore e le opere devono essere state pubblicate nei 3 anni precedenti la data di pubblicazione del bando, ovvero 2019-2021. I giurati sono Maurizio Tarantino, presidente onorario. Che è qui? È andato via? No, l'avevo visto. Forse però abbiamo con noi Adriana Chemello, presidente dell'Università degli Studi di Padova. Eccola qua. Isabella Nardi, dell'Università degli Studi di Perugia. Che dovrebbe esserci... Ah, ecco, ok. Mario Squadroni, dell'Università degli Studi di Perugia. Che c'è anche lui. Eccolo qua. Massimiliano Tortora, dell'Università degli Studi di Torino, non so se è presente. No. E Fabrizio Scrivano, dell'Università sempre degli Studi di Perugia. Voilà, e poi abbiamo la seconda sezione, il tema della 24esima edizione è la caducità delle cose, seconda edizione appunto, carteggi liberi, ispirato alla frase l'intelligenza è la sola, la vera, la suprema giovinezza, l'unica su cui il tempo non passa, la più forte e sublime delle umane sensazioni. Tratta da Lettere di Vittoria Gamor a Luigi Pastro, 1882-1909, Associazione Selva Nostra 2009, io leggo tutto, il Pago di Montello, Treviso, TV. Come quel presidente americano che leggeva le cose, capito. Che passavano. No, mi sono sentito un attimo... Ok. E questa è la seconda sezione, la cui giuria è costituita da un presidente onorario, che è la nostra Vittoria Bartolucci, che è una poetessa qui di Perugia, con la quale mi scrivo sempre, anche quella però non su WhatsApp, ma su Messenger lei. Ah. Sì, non lo so, oltre gli 80 si va su Messenger, quindi io so oltre gli 80. Allora, Minolo Russo, presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, nonché scrittore, Marilina Giaquinta, scrittrice che è qui. Eccola, presente. Fabio Versiglioni di Futura Edizione, che non c'è, Costanza Lindi e Elena Zuccaccia dello studio editoriale Sette Piani,
non ci sono. Maria Grazia Virgilio e Monica Fanicchi della libreria Libri Parlanti di Castiglione del Lago. Qualcuno c'è? Sono di là, stanno lavorando per noi. Perché, bene. Il borgo non si ferma mai, c'è sempre una adesso stanza. Qui c'è scritto. Adesso, prima di dare inizio alla cerimonia, sì, presentazione degli ospiti. Vai. Sono felicissimo di chiamare sul palco due amici, due colleghi straordinari. Sono giovani, ma sono già estremamente affermati, lanciatissimi. Sono due attori che sono anche registi, che variano dal teatro al cinema alla televisione. Io sono molto felice che siano qui. E ora vi racconterò come ci siamo conosciuti. Elena Gigliotti e Dario Aita. Andiamo. Allora, questo non so se... Da, funziona. Ah, ho già acceso. Cioè, perfetto. Credici. Allora, Dario ed Elena, voi ricorderete, perché è storia recente, che durante la pandemia la categoria, diciamo, dei lavoratori dello spettacolo ha avuto gravissimi problemi, relativi soprattutto alla chiusura delle sale, teatrali intendo, e al blocco completo di tutte le nostre attività. E come accadeva nel Medioevo, gli attori, quando non lavorano, non mangiano. Succedeva in periodo di Quaresima, e infatti il famoso colore viola, no, che è così avverso. È ciclamino, il mio è ciclamino, ragazzi, il tuo va benissimo. Storto, eh? E poi chi sta sul palco lo può tenere, ma diciamo che quando si evocava quel colore era perché i paramenti sacri del periodo di Quaresima, che costringevano gli attori alla ferma, come se fosse un fermo pesca vero e proprio, qui c'avete il lago, quindi lo sapete quello che significa, li costringevano a stare fermi. Ecco, la pandemia è stata per noi una moltiplicazione di quel disagio. Si è attivato tutto un sistema nazionale di colleghi che insospettabilmente ha cominciato a contattarsi tramite chat. Stavolta purtroppo la velocità serviva, e quindi con queste chat io ho conosciuto prima Elena, che era particolarmente barricadera, un personaggio notevole, e successivamente Dario Aita. Loro sono una coppia ormai inossidabile, storica, dello spettacolo italiano. Adesso io no, c'è qualcosa. Inossidabile è un aggettivo che mi era piaciuto per voi, perché li ho visti attraversare, diciamo, fasi sì, anche un po' anni 80, fasi di difficoltà professionali nostre importanti, però devo dire che hanno sempre guerreggiato alla grande. E loro sono anche registi e hanno costituito un'associazione simile a Unita, che voi avete conosciuto negli anni scorsi, esclusivamente riservata ai registi. Ora io chiederei, se i microfoni ce ne abbiamo uno. Eccolo qua. Ce l'abbiamo uno. Eccolo qua. Buonasera. Voleva già portare la voce da palco, no? La tentazione è forte. Ecco. Innanzitutto, come state e cosa state combinando di bello? Perché è vero che ci sentiamo, ma insomma, loro stanno. Innanzitutto, sono due che provengono da regioni del sud Italia meravigliose come la Sicilia e la Calabria. Però la loro carriera professionale, come è avvenuto per molti di noi, me compreso, che pur essendo nato qui, diciamo, sono dovuto espatriare al nord Italia, è avvenuta, diciamo, tra Genova, Torino, Milano. Quindi adesso dove siete? Allora, intanto buonasera a tutte e tutti, sono felicissima di essere qui con Dario. Dove siamo adesso è una domanda speciale oggi, perché io vedo Dario dopo un mese, quindi sono felice di vedere tutte e tutti, ma sono anche felice di vedere Dario. Ci voleva il premio a Canal Confini per farli ritrovare. Quindi grazie per averci fatto rincontrare. Esatto, è stata una visione, perché non succedeva da un po' di tempo, siamo stati insieme per un bel po' di tempo e poi invece i nostri progetti lavorativi, insomma, ci hanno fatto dividere. Quindi io dove sono? Questi sono gli ultimi miei giorni di studio, perché poi andrò a Parma, dove metterò in scena un testo, un testo contemporaneo, quindi farò una regia di un testo contemporaneo, e poi successivamente invece metterò in scena un classico di Brecht, Madre Courage, al Teatro Nazionale di Genova. Quindi insomma saranno periodi intensi di profondo studio, perché non è proprio facilissimo passare dal contemporaneo al classico, poi con dei temi importanti e storie intense. Quindi insomma mi dedico soprattutto alla regia, poi avrò una parentesi nel film che girerà Dario da regista, però adesso passo la parola a lui, così insomma racconterà della sua prima opera. Wow.
Esatto, approfitteremo di questo film per rincontrarci dopo mesi di separazione, quindi aspetto con ansia il giorno di quelle pose che dovrà effettuare. Chissà se è vero, chissà. A Genova. E io invece sono un po' ritornato alle origini ultimamente, perché sono ritornato in Liguria. Per me sono un po' le origini perché noi abbiamo studiato lì, ci siamo formati a Genova, all'Accademia di Recitazione di Genova. E sono ritornato lì ultimamente per preparare questa mia opera prima, ed è un ritorno all'origine anche un po' la regia, perché in realtà è il motivo per cui ho cominciato a fare questo lavoro. Mi sono approcciato alla recitazione perché ho sempre sognato di fare il regista, soprattutto cinematografico, però dicevo, ma chissà, prima forse bisogna capire come dirigere gli attori, come lavorano gli attori, no? Sempre avuto... Però poi il vortice della recitazione mi ha risucchiato, è una cosa che mi piace moltissimo fare, che amo fare, e mi sono lasciato risucchiare molto volentieri. E adesso però mi sperimento in questa nuova forma che arriverà a fine settembre. Siamo molto curiosissimi, davvero lo dico. E, no, intanto ti faccio grande in bocca al lupo, perché se lo meritano, sono veramente tra gli artisti seri che tengono in piedi il nostro settore in questo momento, in questo paese. E, siccome però il tema qui è la carta scritta, la corrispondenza, io vi chiederei che tipo di rapporto avete con questa modalità, la lettera. Vi siete mai vi sarete scritti lettere, magari all'inizio, anche se frequentavate insieme, eravate magari molto vicini, però il messaggio lasciato sul frigorifero con il magnete. Ma in realtà all'inizio io e Dario studiavamo insieme nella stessa scuola, ma non eravamo fidanzati nella stessa scuola, anzi, no, non andavamo neanche tanto d'accordo. Poi ci siamo trasferiti a Roma, poi le cose sono andate così, ma la nostra storia nasce a distanza in realtà. Sì. Sì, cioè ci siamo... fidanzati, questo termine anche... Sempre lì, eravamo separati lavorativamente in realtà sempre. In quel periodo. Quindi in realtà, per esempio, la pandemia per noi è stato un esercizio molto molto complesso. In più, raccontavi prima di tutti i problemi che abbiamo attraversato, e anche noi abbiamo attraversato delle fasi molto difficili, perché stare insieme tanto tempo, insomma, era un esercizio nuovo, così a stretto contatto per tutto quel tempo. Quindi la lettera sì, la lettera noi l'abbiamo utilizzata, a volte l'abbiamo fatto anche come esercizio. Cioè, io lo dico anche ai miei nipotini delle volte, no? Loro sono lontani anche loro e io li vedo sempre in video, dico ma perché non vi va se vi scrivo una lettera? E loro sono molto curiosi di questa cosa, non hanno neanche l'abitudine, ma perché, come si fa? Cosa dobbiamo fare, zia? Dovete andare lì, c'è una cassetta, poi riceverete la mia lettera. Per me è una cosa molto molto bella, sì. Cioè, in realtà per un primo periodo siamo stati come dire, dediti a un rapporto epistolare del tutto contemporaneo, per cui Messenger. Per cui 80 anni anche tu. Anche noi 80 anni. No, però abbiamo stampato tutte le nostre conversazioni. Esatto, noi eravamo delle lunghissime conversazioni, no, che raccontano tutto il momento in cui ci siamo avvicinati, ci siamo conosciuti meglio, ci siamo innamorati, abbiamo litigato. Ovviamente non avremmo vinto nessun premio a questo concorso. No. Però ecco. Lunghissime conversazioni che un giorno abbiamo deciso di stampare perché volevamo scriverci qualcosa sopra, un po' egotisticamente. E, questo spettacolo in realtà non si è mai fatto, però chi lo sa, chi lo sa. Però avete trascritto, insomma, avete salvato. Sì, abbiamo salvato il cartaceo adesso. Esatto, quindi immanent in questo sì, caso. Sì, non si è mai fatto perché anche quel, diciamo, era un alibi in qualche modo, no? Cioè, la lettera serve a qualcosa. In quel caso tutto quel trattato di messaggi serviva a qualcosa, era un momento complesso. Io racconto tutti i fatti sì, nostri, certo. Ma perché mi piace, insomma, parto sempre dagli aneddoti per cercare di capire qualcosa di più profondo, no? E mi è venuta in mente oggi questa cosa perché appunto questa storia d'amore era una storia d'amore disperata e disperante e quindi mi sono ricordata di quel momento lì del trattato, proviamo a mettere in scena questa cosa, era un periodo molto complesso fra noi, quindi abbiamo capito che doveva rimanere tutto nelle parole, nel passato, no? Io so tra l'altro che c'è, lo so perché ci sono... devo dire che nel momento in cui c'è stata la pandemia la nostra comunità, diciamo dei colleghi, a livello nazionale si è molto stretta con questi messaggi continui, eravamo tutti bloccati a casa, gente che è abituata a fare tournée di 5, 6, 7 mesi bloccati a casa, chi con le proprie famiglie, chi da solo, chi bloccato in un luogo dove si era trovato, vi ricordate quando c'erano le zone rosse? Per cui è cominciata una serie di, ovviamente con gli strumenti moderni di oggi, con i telefonini, ma è cominciata una serie di, un flusso di confidenze e di...
di piccole aperture che si facevano, come succede agli esseri umani nei momenti di coincidenza, di fratellanza vera e propria, che ce n'è sempre troppo poca, nei momenti appunto di crisi. Quindi io so che c'è una lettera. Oh, c'è una lettera che non è mai stata forse aperta e che credo tu abbia scritto e inviato, sì, ed è in suo possesso, ma lui non ne conosce. No, allora è successo questo, io ho inviato questa lettera perché faceva parte di quell'esercizio, scriviamoci, lui era, dove eri, a Bolzano, se non sbaglio, stavi girando qualcosa, sì. Ero a Roma. Ovviamente noi facciamo sempre queste cose qui, ma sembra sempre anche dalle lettere che poi siano sempre momenti molto complessi. Abbiamo avuto sempre una storia piuttosto rocambolesca ecco, forse anche per colpa della distanza. Allora io ho inviato questa lettera e lui per qualche motivo, qualche capriccio, non l'ha mai letta. Dopodiché io... No, c'è una ragione. Ah, ecco, in quel io non l'ho mai saputa. Stavo iniziando a leggere tutti i libri della Recherche. E allora non so perché mi è venuta in mente questa cosa, ho detto no, la leggerò quando finirò di leggere la Recherche. Il tempo perduto. Esatto. Ecco. Quella Recherche non fu mai finita. Come nessuno, io credo, esatto, che solamente lui l'abbia finita. E quindi, no, scherzo, però. E quindi non ho mai aperto quella lettera fino ad oggi. Sì. Perché io l'ho portata, ho raccontato a Luigina di questa storia, no? Perché poi io nel corso degli anni, questa lettera è del 2015, dicevo a Dario ogni tanto, Dario, ma l'hai letta quella lettera? A volte abbiamo anche litigato ferocemente che tu l'hai buttata quella lettera. No, so dov'è, e lui mi ha detto, so dov'è, e questa volta me ne ha dato la prova, perché io non l'ho mai trovata questa lettera, a casa era nascosta. Quindi l'ho presa. Ma lui mi ha detto, non ti permetti, adesso tu pensi che la leggi tu per vedere se la possiamo portare. E dice, dai, leggiamola, adesso te la leggo. Io ho detto, no, aspettate così tanto tempo. Non ma scusate, ma il festival non può essere un'occasione per aprire. Il festival infatti è stata un'ottima occasione perché oggi, sì, abbiamo deciso di aprirla. Sì, escila. Per verificare il contenuto. L'abbiamo già fatto. Era 2015. L'abbiamo già fatto, devo dire. In albergo adesso. In albergo adesso. No, con un calice di vino. No, ma vi giuro. Beh, vabbè, volevo sapere cosa c'è. No, lo volevo sapere io, perché l'ho scritta io, quindi ero preoccupatissima, no? Speravo di non confessare. Però magari ce ne date uno un assaggio. Stralcio. Un assaggio. Quello che volete voi. Immagino, sì, che aprendo la prima qualcosa avete... Sì. È stato molto emozionante, però. Posso, sì, confermare questa cosa qui? Cioè, non ci aspettavamo, perché effettivamente quando il tempo passa, a me spesso capita, no, di, sì, rileggere qualcosa che ho scritto, e non è più quella persona, no? È cambiato tutto... E quindi ho detto, ma ero io, lui, insomma, la leggeva lui, quindi abbiamo rispettato tutte le regole. Sì, ce l'hai tu. La leggerai tu. No. La leggi tu. Adesso non facciamo i furbi, eh. Allora, è giusto che la prima emozione dopo così tanto tempo se la siano gestita davanti a un bicchiere di vino in albergo fra loro due, però adesso, così come... ci è stato promesso, magari un piccolo assaggio se la ritrova. Eccolo, ce la leggerai tu. Senti, vuoi usare il leggio e questo microfono? Lo leggi così, perfetto. Ovviamente anch'io non avrei vinto nessun premio, cioè ci tengo a dirlo, era una lettera scritta senza nessun concorso. Certo, perché come dire, sono 7 anni, quindi come dire, c'è un'aspettativa gigantesca, no, dal 2015 ad ora. Però in realtà credo che sia meravigliosa per la sua semplicità. Caro amore mio, ti ho detto una bugia, non leggo l'Odissea, quindi anche lei mentiva sulle sue letture. Ma fumo una sigaretta e ti scrivo una lettera come nell'Ottocento, perché siamo lontani e non se ne può più. Abbiamo litigato anche stasera, era un rapporto rocambolesco il nostro, che peccato. Ma nella mia pazza testa il fatto di poter litigare significa che ci sei. Vorrei raccontarti quanto è stato brutto non averti. Per esempio, non potevo pronunciare il tuo nome senza sentire un peso forte sul cuore. Ci sono stati pomeriggi trascorsi a terra sul balcone a scrivere che mi mancavi da morire e quei pensieri li mettevo in una scatola da riprendere in futuro perché avevo letto che smaltire il dolore faceva bene. Adesso voglio dirti anche che sono salita in cima alle scale a Monti. Le scale a Monti è la scalinata Borgia, si chiama, è un posto meraviglioso dove ci siamo dichiarati il nostro amore. E ho aspettato un segnale, un fattarello che mi facesse capire. Solo che quelli, quando li cerchi, puntini, puntini.
Mi dispiace che sono fatta così male, non è vero. Vorrei che tu stessi tranquillo, come quando dormi con me di notte e stiamo bene. A questo proposito voglio rendere omaggio ai miei timbrini. Vorrei elencarti qualche nostro momento felice da rileggere all'occorrenza. Le avevo regalato dei timbrini. Lei ha allegato dei timbrini a questa lettera. Uno di questi è un camper. E ci sono dei momenti, ci sono delle cose che censurerò. Legate al camper, ovviamente. Legate al camper. Andiamo giusto dietro. Problemi con il motore, suppongo, cose di questo genere, sì, sì, meccanica. Sì, sì. Okay. Sì, sì, mi ricordo quando nella metro mi hai fatto ascoltare Wishes, è un pezzo musicale, sono scoppiata in lacrime. E mi ricordo tante altre cose belle e brutte, ma fra tutte, quante rime, perché trovate tante rime, ricordo di voler sempre di più averti qui attaccato a me con la pelle a darci i baci per caso di notte. Finisco? Beh. Sì, sì, è vero, vorrei avere 12 anni e vorrei che tu avessi 12 anni con me. Vorrei poterti dire che li vivremo e saranno i 12 anni più memorabili della storia degli amanti. Sì, i miei piani sono giusti. Dovresti, se i miei piani sono giusti, dovresti avere in mano questa lettera il giorno prima del tuo arrivo a casa. Invece i piani erano un po' sbagliati. Speriamo arrivi. Adesso vado a nanna. Credo sia proprio bella questa faccenda delle lettere d'amore. Potrai incollarla su una pagina del tuo diario in memoria dell'eccezione che ho voluto regalarti stasera. Buonanotte, Elena. Ti amo, è una mongolfiera a timbrino. 25 agosto 2015, mezzanotte. Wow. Grazie. No, sono due ragazzi fantastici, lo sapevo. Grazie a voi. Allora, ora cosa... Procediamo. Procediamo, sì. Procediamo. Andiamo avanti con la con nominare la cinquina dei libri che dovranno. Sì, mi ero rilassata un attimo. Vince, lo so. No, volevo dire a Elena di non lavorare su capacità divinatorie perché c'è da rivedere un attimo. Però possiamo andare oltre. Possiamo andare oltre? No, no, grazie. Ma ce la facciamo davvero, arrivare subito. Una bottiglietta d'acqua al 12. Me la posso far arrivare. Grazie. Allora, io vi, intanto vi chiedo di rimanere qua perché ci darete una mano sulla, con la premiazione, se volete potete accomodarvi. Accomodarvi un attimo. Sì. Mette via la lettera, giustamente, o no? La tiene qua? Ah, ce l'ha in tasca questa. Dunque, la cerimonia di premiazione per la prima sezione, l'invito dei giurati presenti, la presentazione con i 5 carteggi finalisti. Ora vi allora, invitiamo, vi scusa, sì, intanto anche direttamente i giurati. Giurati. Va bene, d'accordo. Ok. I giurati che sono stati prima chiamati, Adriana Chemello, che è facile, ce l'abbiamo qua a portata. Prego. Di mano. Ma abbiamo anche Mario Squadroni, grazie, se vuole accomodarsi. E Isabella Nardi. Ecco, abbiamo uno spazio un po' piccolo. Ok. La dottoressa Chemello poi leggerà anche la motivazione. Allora, la cinquina è costituita da Pierpaolo Pasolini, le lettere a cura di Antonella Giordano e Nico Naldini per Garzanti. Grazie. Vorrei, caro Edoardo, legare il tuo nome al piccolo teatro. Edoardo De Filippo e Paolo Grassi, lettere 1941-1980. A cura di Maria Procino per Guida Editori. Poi Aldo Natoli, Lettere dal carcere, 1939-1942, storia corale di una famiglia antifascista, a cura di Viella. La maternità sociale, il carteggio Ellen Key, Ersilia Maino, 1907-1917, a cura di Ulla Åkerström. Infatti ho detto, la prima sezione la fai tu, che ci sono tutte queste no, parole. No, perché con l'IKEA, adesso, con l'IKEA uno ha imparato tutta la sì, serie. Sì, no? Sì, sì, sì. Viella Editore, no, mi scuso se è presente. No. Artusi. Anche se non è presente ci scusiamo lo stesso. Mi scuso. Artusi e gli editori fiorentini, la scienza in cucina e l'arte della stampa, cura di Monica Alba, Leo Olschi Editore. Allora, chiamerei Elena qui di fianco a me, perché abbiamo la busta con la prima sezione del carteggio del vincitore. Il libro vincitore della 24esima edizione del premio Vittoria Aganor Pompili, riservata a opere di lingua italiana, nelle quali vengono
pubblicati carteggi e corrispondenze epistolari di figure rappresentative in ambito culturale della società italiana. I carteggi, gli epistolari, devono essere trascritti e curati seguendo rigorosi criteri filologici dichiarati. Il vincitore è Pierpaolo Pasolini, le lettere a cura di Antonella Giordano e Nico Naldini Garzanti. Complimenti. Complimenti. La motivazione la consegna la dottoressa Gemelli, che ce la leggerà. Ecco qua, ah, ce l'ha, ha il suo microfono, certo. Sì, penso che questo funziona. Ah, questo sì? Se ce lo, sì, grazie, perché poi Dario ci leggerà un passaggio da questo libro che ha letto, che ha vinto il premio. Vuole? Certo, eccola qua. Allora, prima di leggervi la motivazione vorrei fare una brevissima riflessione che credo sarà assolutamente condivisa anche da tutta la giuria, una riflessione che funziona un po' come cappello all'attribuzione di questa edizione del premio Aganor, che come avete sentito quest'anno premia le lettere di Pierpaolo Pasolini. Si è concluso appena 2 settimane fa l'80° corso di studi cristiani tenutosi alla cittadella di Assisi dal 22 al 27 agosto, dedicato al pensiero, l'opera di Pasolini e il suo rapporto con la Procivitate cristiana. Tra i numerosi interventi, anche quello del presidente della CEI, Matteo Zuppi, dal titolo «Dall'alto della croce, il Cristo dei poveri cristi». Nelle intenzioni degli organizzatori, l'iniziativa non aveva l'obiettivo di celebrare un evento, ma cercare e consolidare motivazioni, speranze e itinerari possibili. Questo evento lo collego a un'altra situazione in cui mi sono trovata qualche giorno fa. Ascoltando una trasmissione mattutina di Rai 3, il conduttore ha lanciato una interrogazione, direi una interlocuzione ai radioascoltatori. E l'interlocuzione era questa: quale poeta vorresti incontrare e che cosa vorreste chiedergli? Un'ascoltatrice ha risposto così: vorrei incontrare Pierpaolo Pasolini e chiedergli che cosa possiamo fare noi oggi. Mi è sembrata una bella domanda e anche ho trovato molto bella, una bella coincidenza, la risposta. E subito ho pensato che si possono trovare agevolmente risposte a questo quesito sfogliando il foltissimo volume che oggi noi siamo qui a presentare. Ecco, e con questa premessa vi leggo allora la motivazione. La raccolta di lettere di Pierpaolo Pasolini, di recente pubblicata nella pregevole collana I libri della spiga dell'editore Garzanti, può essere considerata l'ultimo grande epistolario del Novecento. Le lettere pasoliniane erano già state raccolte e curate da Nico Naldini, mancato nel settembre del 2020, all'età di 91 anni, erano state pubblicate, dicevo, in 2 volumi dalla Einaudi tra il 1986 e il 1988 e comprendevano ben 957 documenti inediti. L'epistolario che ora viene riproposto, Naldini non ha potuto vederlo stampato essendo mancato prima, ma è una edizione ampliata e rivista con ben 300 documenti inediti che vanno a integrare appunto i 957 della prima edizione, per un totale di 1260 documenti, dove lettera dopo lettera si viene componendo quasi un'autobiografia collettiva sullo sfondo delle trasformazioni sociali e culturali precocemente intuite dall'autore. La nuova edizione delle lettere doveva essere accompagnata da un racconto in prima persona di Naldini, ma il progetto non si è potuto realizzare. Al lettore vengono ora proposte ben 300 pagine di cronologia dettagliatissima, nella quale l'impronta di Naldini rimane facilmente riconoscibile, però
Nello stesso tempo si vede il lavoro scrupoloso, appunto, della curatrice. La vita di Pasolini, infatti, vi è ripercorsa con minuziosa partecipazione dagli anni della formazione degli esordi fino al sanguinoso epilogo del 2 novembre 1975. Tra le acquisizioni più importanti del lavoro compiuto da Giordano e Naldini, che ha attinto tra l'altro alle carte conservate all'archivio Bonsanti del fiorentino gabinetto Viessier, c'è la struggente confessione epistolare, una lettera non spedita, che Pasolini nel maggio del 1945 indirizza al fratello Guido, ucciso pochi mesi prima nel contesto dell'eccidio di Porzius in Friuli. Circa 300 sono i documenti aggiunti, come abbiamo detto, rispetto all'edizione precedente. Alcuni del tutto inediti, altri finora riprodotti solo parzialmente o in sedi differenti. Ci sono blocchi di lettere finora sconosciuti o quasi, come la fitta corrispondenza con Paolo Volponi, Elsa Morante, Gianfranco Contini, Giuseppe Ungaretti, Attilio Bertolucci, Giorgio Bassani, Vanni Scheiwiller, ma anche Aldo Palazzeschi, Andrea Zanzotto, Dacia Maraini, Carlo Bernari, Carlo Betocchi, Camilla Cederna, fino a Fernando Camon. Si arricchisce inoltre di ulteriori particolari il quadro delle relazioni di Pasolini con la comunità religiosa della Pro Civitate Cristiana di Assisi, che ebbe un ruolo decisivo nella genesi del film Il Vangelo secondo Matteo. L'omaggio ai candidi seguaci di Cristo trapela già nella lettera inedita indirizzata nel 1962 a Don Giovanni Rossi e destinata a divenire uno degli interlocutori privilegiati di Pasolini. Il carteggio ci restituisce insomma un profilo a tutto tondo della figura umana e intellettuale di Pierpaolo Pasolini, sottraendolo al sacrilegio dell'oblio per continuare a farlo dialogare con le generazioni dell'oggi e del futuro. La giuria del premio Vittoria Ganor Pompilli riconosce e valorizza il lavoro di curatela di Antonella Giordano, condotto con passione ed entusiasmo, associati a scrupolo e rigore filologico. Lavoro che contribuisce a lumeggiare al meglio un indiscusso protagonista della cultura italiana del Novecento. Siamo di fronte a lettere che, abbarbicate a una solida radice umanistica, sono abitate da una forte coscienza morale e civile e dall'intensa umanità del protagonista. Grazie. 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 Chiamerei sul palco Dario di nuovo per leggerci uno stralcio meraviglioso, un passaggio dove il poeta scrive a Maria Callas. Cara Maria, stasera, appena finito di lavorare su quel sentiero di polvere rosa, ho sentito con le mie antenne in te la stessa angoscia che ieri tu, con le tue antenne, hai sentito in me. Un'angoscia leggera leggera, non più che un'ombra, eppure invincibile. Ieri in me si trattava di un po' di nevrosi, ma oggi in te c'era una ragione precisa, precisa fino a un certo punto naturalmente, ad opprimerti col sole che se ne andava. Era il sentimento di non essere stata del tutto padrona di te, del tuo corpo, della tua realtà, di essere stata adoperata. E per di più con la fatale brutalità tecnica che il cinema implica. E quindi di aver perduto in parte la tua totale libertà. Questo stringimento al cuore lo proverai spesso durante la nostra opera e lo sentirò anch'io con te. È terribile essere adoperati, ma anche adoperare. Ma il cinema è fatto così. Bisogna spezzare e frantumare una realtà intera per ricostruirla nella sua verità sintetica e assoluta, che la rende poi più intera ancora. Tu sei come una pietra preziosa che viene violentemente frantumata in mille schegge
per poter essere ricostruita di un materiale più duraturo di quello della vita, cioè il materiale della poesia. È appunto terribile sentirsi spezzati, sentire che in un certo momento, in una certa ora, in un certo giorno non si è più se stessi, ma una piccola scheggia di se stessi. E questo umilia, lo so. Io oggi ho colto un attimo del tuo fulgore e tu avresti voluto darmelo tutto, ma non è possibile. Ogni giorno un barbaglio e alla fine si avrà l'intera, intatta luminosità. C'è poi anche il fatto che io parlo poco, oppure mi esprimo in termini un po' incomprensibili, ma a questo ci vuol poco a mettere rimedio. Sono un po' in trance, ho una visione, o meglio delle visioni, le visioni della Medea. In queste condizioni di emergenza devi avere un po' di pazienza con me e cavarmi un po' le parole con la forza. Ti abbraccio. Grazie Dario. Le meravigliose parole del poeta alla grande cantante e musa ispiratrice per la Medea. Adesso premiamo Antonella Giordano, la curatrice del volume. Chiamiamo Preghiamo anche di venire il sul palco. Assessore alla cultura Vanni Ruggeri. Grazie. Chiediamo beh. I fiori, così facciamo anche le foto con i fiori. Ah, certo. Anche la rosa. Giuria, non c'è, ecco, la giuria, la rosa la consegno io, Antonella. Grazie. Prego. Grazie. Se vuoi dirci... Sì, venite anche voi, così omaggiamo e ascoltiamo le parole di Antonella e facciamo una foto. Vuoi dirci? Allora, io ringrazio... la giuria che mi ha assegnato questo premio, il comune, l'organizzazione, va bene così? Sì. Ok, per questo premio di cui sono molto molto orgogliosa, e la casa editrice, tutti gli istituti culturali di cui si parlava prima che mi hanno aperto le porte per recuperare tutte queste lettere, perché senza l'aiuto di un bibliotecario, di un erede, non sarebbe stato possibile realizzare questa cosa. In particolare voglio ringraziare Graziella Chiarcossi, che è la cugina di Pasolini, sua erede e soprattutto custode della sua memoria, custode serissima che in tutti questi anni mi ha sempre sostenuta, incoraggiata ed aiutata. E poi lasciatemi concludere con un ricordo di Nico Naldini, perché tutto è iniziato da lui e veramente sono molto dispiaciuta che non abbia potuto vedere concluso questo lavoro a cui teneva veramente moltissimo. Non vi ha ovviamente partecipato attivamente, era anziano, però tutto ha origine da lui. E se ci fosse stato qui oggi ci avrebbe veramente deliziato con un aneddoto, insomma era una persona eccezionale. Grazie. Grazie e complimenti ancora per il volume. Allora... facciamo una foto ancora, ho tolto il leggio, sì, queste rimangono agli atti, ecco così. Non c'entro, non so dove andare. E grazie, grazie. Allora, nel frattempo vi ricordo, giustamente, mentre tornano al posto i nostri ospiti, tutta la cinquina dei finalisti, oltre al volume che abbiamo appena sentito. Vorrei, caro Edoardo, legare il tuo nome al Piccolo Teatro, Edoardo De Filippo e Paolo Grassi, lettere del 4180, cura di Maria Procino, guida editori. Aldo Natoli, lettere dal carcere, 1939-42, storia corale di una famiglia antifascista, a cura di VL Edizioni. La maternità sociale, il carteggio Ellen Kier, Silvia Maino, 1907-17, a cura di Ulla Åkerström, VL Editore. Artusi e gli editori fiorentini, la scienza in cucina e l'arte della stampa, a cura di Monica Alba, Leo Olschi Editore. Grazie e passiamo alla seconda sezione. Alla seconda sezione.
Ok, prima di passare alla seconda sezione, visto che anche tu sei arrivato con un taglio un po' particolare. Oh, no? Accidenti, tu giri il dito nella piaga. Sì, no, scusate, non so se l'avete notato. Sì, quei pochi capelli rimasti. No, perché anche te, cioè, non motivi, vai in giro così normalmente. No, spero di no. Insomma, non mi accorgo, so. Ma no, motivi professionali. Diciamo. Diccelo, è un racconta. Sto iniziando a girare in questi giorni una serie per Rai 1 che si chiamerà La lunga notte e riguarda il periodo della caduta del fascismo, diciamo dall'ordine del giorno Grandi, che qualcuno di voi avrà sentito già nominare, cioè la sfiducia che il re pone nei confronti di Benito Mussolini e da lì l'escalation fino alla, diciamo, alla destituzione del duce e all'arrivo poi di Badoglio fino alla guerra, alla fine della guerra. E sarà una serie per Rai 1 che stiamo iniziando a girare in questi giorni per la regia di Giacomo Campiotti, un regista importante, conoscerete per, non so, Braccialetti Rossi o altre serie che hanno avuto un grande successo e non posso dire di più perché sennò gli avvocati mettono in ginocchio me e la per tre generazioni. No, comunque, ci sarà Alessio Boni, questo posso dire. E questo è interessante. E, molto interessante. E questo taglio di capelli comunque ci fa intuire un po' che personaggio. Il personaggio è un prefetto fascista che è il consigliere particolare, diciamo, di Benito Mussolini, che si chiamava prefetto Nicola De Cesare. Che è un personaggio particolare perché, oltre a seguire Mussolini in tutti gli ultimi, la lunga notte si chiama appunto il titolo, in questa lunga notte del nostro paese, sarà la persona che poi tratterrà con sé tutti i fogli, i documenti, diciamo, della destituzione del duce e li trasmetterà negli anni 70, poiché lui continuerà a vivere, a un prete che poi li darà al settimanale Epoca. Magari qualcuno se lo ricorda, a un certo punto furono pubblicati tutti questi, negli anni 70, da Epoca, questo carteggio che riguardava sia l'ordine del giorno Grandi, cioè la decisione di mettere fine al regime fascista, soprattutto a Mussolini, peraltro avvenuta da parte del partito fascista, perché Grandi era un deputato fascista dentro al Parlamento italiano, e successivamente questa borsa famosa che loro avevano quando Mussolini fu preso, poi fino a Piazzale Loreto, fu trattenuta da questo prefetto che poi la consegnò e è arrivata ai giorni nostri. Quindi questo, il taglio di capelli è per questo motivo. E comunque eravamo sul pezzo, sempre anche qui di carteggi si parla. Carteggi, in effetti, siamo sempre sul pezzo. Molto bene, passiamo alla seconda sezione. Adesso non so come fare per fare più veloce della luce. Allora, chiamare la giuria. Richiamiamo cortesemente qui con me Marilina Giaquinta, e Maria Grazia Virgilio e Monica Fanicchi. Monica Fanicchi è su, c'è Maria Grazia con noi. Vi chiedo di accomodarvi, poi vi faccio lavorare a voi. Ok? Credo, adesso vediamo. Allora, qui con me, vieni con me. Dove vai? Stai qui con me. La seconda sezione, Mio caro amico vi porgo le mani, riservata a componimenti inediti sotto forma di lettera, il tema della 24esima edizione, la caducità delle cose, ispirato alla frase «L'intelligenza è la sola, la vera, la suprema giovinezza, l'unica su cui il tempo non passa, la più forte e sublime delle umane sensazioni», tratta dalle lettere di Vittoria Canora a Luigi Pastro, 1882-1909. I sei finalisti sono. Abbiamo tre lettere segnalate. E poi i tre che arrivano al premio. Allora, io direi di partire velocissimamente, non so più di quanto, con le lettere segnalate. Aprire la busta, c'è scritto. Okay. Aprire la busta. E io seguo in maniera... Abbiamo una scaletta ferrea che stiamo gestendo, diciamo sì, così. Sì, che hanno detto, leggete punto per punto. Adesso, ne apro una, tanto sono segnalate, orientativamente ci siamo. Abbiamo. Lettera segnalata di Vittoria Montesano con egregio professore. Abbiamo ti anche... va di leggere a te la motivazione? Poi abbiamo anche aspetta dei, che prendo... dei lettori... Scusa, mi prendi un gelato là dietro. Ci aiuteranno. Grazie. Solo una siciliana si può chiedere. Un gelato, vedi? Un gelato. Prego. Vado, Sì. Una lettera che nasce a seguito di una forte emozione, la scomparsa improvvisa di una persona a cui sono legati molti ricordi personali del periodo universitario.
La missiva trasmette tutta la sorpresa, l'incredulità per quanto accaduto, il rispetto e la stima per quel docente. Grazie anche a una scrittura robusta e asciutta, la scrivente sa restituirci uno stato d'animo sincero e autentico che porta a sentire tutto il dispiacere per quella perdita. Vittoria Montesano per caso è qui con noi? Sì! Eccola! Vieni! Complimenti, certo! Vieni, che bello! Prego, ti posso chiedere da dove vieni? Vengo da Roma. Mm-hmm. Sono molto contenta di essere qui. Quando, non so se avete insomma sentito la notizia del professor Luca Serianni, finito in coma irreversibile, sì. Poi scomparso dopo pochi giorni. La prima cosa che ho fatto quando ho appreso questa notizia è stata scrivere una lettera. Quando poi ho conosciuto questo premio, perché la cosa è stata successiva, ho detto voglio riscrivere la mia lettera per renderla presentabile, diciamo, a un premio, perché voglio avere l'opportunità di ricordare il professore in una manifestazione così preziosa. Quindi sono molto felice di essere qui e ringrazio la giuria e grazie per questa opportunità. Grazie a te, grazie. Per l'emozione. Grazie a te. Allora, io chiederei la cortesia a questo punto Sandra Fuccelli, che c'è qui, e è lei, molto bene, il Circolo Lab di Magione Lettori ad Alta Voce, ci delizia con un estratto, credo che sia... Questa è intera, questa ce l'abbiamo intera. Roma, 18 luglio 2022. Egregio professore. Mentre apprendo la notizia ho le mani sulla bocca, le pentole sul fuoco e le finestre della cucina aperte sulla stazione. Leggo quello che è successo su un giornale online. Trovo conferma su un altro e poi su un altro ancora. Allora è vero. Fino a poco fa ero 13 anni avanti rispetto a dove mi trovo adesso. È a 13 anni fa che sono tornata, a quel giorno di febbraio, al mio primo esame all'università. Me la cavai bene con i principali fenomeni della grammatica storica italiana. Sbagliai l'evoluzione del mio nome dal latino. Sbagliò anche lei quando mi diede più anni di quelli che avevo. Eravamo studenti timidi al suo cospetto, non intimiditi. Non c'era timore. C'era riverenza per il linguista e il gentiluomo che era. Volevamo fare bella figura con lei. C'era attenzione nel parlare, ci sforzavamo di usare un registro brillante e un lessico puntuale. Anche lei si faceva timido quando a fine lezione le riservavamo un applauso. Non mieteva quella meraviglia che cresceva in noi lezione dopo lezione. Le bastava coltivarla. Passa un treno e mi riporta in questa stanza. Non riesco a immaginarla in un letto d'ospedale. La caducità non le si addice, e non perché abbia mai avuto un aspetto robusto e vigoroso. È quell'intelligenza, fatta di abilità nel comprendere e generosità nel condividere, che la rende forte, lontano dalle cose che succedono. Il linguista Luca Serianni è stato investito sulle strisce pedonali, come irreversibile. È questo che scrivono i giornali. Il cervello si è fermato e il cuore no, ma il cuore non basta da solo per vivere. Servono il pensiero e la coscienza, la consapevolezza e la responsività. Serve il ragionamento, che è movimento, creazione, mondo. Il suo mondo resta nei suoi scritti e nelle registrazioni dei programmi televisivi. Resta nel ricordo che deriva da cor cordis, dal cuore, dove per gli antichi aveva sede la memoria e per noi contemporanei hanno sede le cose intoccabili da custodire. Egregio professore, nel senso proprio di fuori dal gregge, miracolo viene dal latino miraculum, cosa meravigliosa. Dico bene? È in questo che credo. Nella meraviglia della conoscenza, nel miracolo della condivisione, nell'immortalità della sua intelligenza.
Lei diceva che scrivere è una cosa seria. È con serietà che dedico del tempo alla scrittura di questa lettera. E mentre lo faccio, mi accorgo che la serietà e il tempo sono anche nel suo nome. Seri anni. Questa rivelazione adesso mi fa sorridere e mi consola. Spengo il fuoco sotto le pentole, mi sposto in salotto, trovo subito sugli scaffali il libro di quel primo esame all'università, lezioni di grammatica storica italiana. Inizio a leggere e mi sembra di pregare. È l'unico modo che ho di tornare a lezione da lei, caro professore. Vittoria Montesano, ex matricola 12-52-233. Luca Serianni, professore emerito di storia della lingua italiana all'Università di Roma La Sapienza, accademico dei Lincei e della Crusca, si è spento il 21 luglio 2022, dopo essere stato investito sul litorale romano di Ostia. Grazie. Grazie, grazie mille. Chiamo Vanni Ruggeri, facciamo fare un po' di step per consegnare comunque una segnalazione, un fiore, e per i segnalati abbiamo anche un omaggio all'interno. Anita? Ah no, abbiamo forse Monia che ce lo porta anche un'altra. Prego, portaci il fiore. Sì, vai, scorrere, questo è tardi! Dei ritmo! Ok, quante? Due? La signora sa. No, uno per me, ok, uno per me. Sono d'accordo. Questo per te? Grazie. Non lo so, è pesantissimo, è scomodo, te lo appoggio, ok? Te lo appoggio qua. Sì, molto bene, foto fatte, 5, 4, 3, 2, 1, via. Grazie. Grazie mille. Grazie ancora. Grazie. Seconda lettera segnalata, questa, ecco, non ci confondiamo, che siamo bravissimi a farlo. Allora, seconda lettera segnalata sul treno di Viviana Picchiarelli. L'abbiamo qui con noi? Sì! Eccola. Chiedo cortesemente di leggere la motivazione. La motivazione. Complimenti perché era molto bella. L'elaborato ha la forma di una lettera, pertanto strutturalmente corretta e coerente, anche se il mittente è consapevole che il destinatario non potrà mai leggerla perché è defunto. È attinente al tema della caducità delle cose e al tempo stesso si offre come momento di elaborazione del lutto. È un viaggio nel tempo e nello spazio che dentro di noi ciascuno deve fare per proclamare con forza che l'amore è per sempre e i legami sono eterni. Grazie. Ci vuoi dire due parole? Sì, allora io innanzitutto ringrazio il premio. Io sono Umbra, sono di Assisi e conosco chiaramente il premio, il festival, è la prima volta che partecipo. Io scrivo romanzi e è da tanto che non scrivo qualcosa di diverso dal romanzo, per cui per me è un'emozione veramente, veramente grande. Intenza. Ci tenevo tantissimo e ringrazio la giuria, ringrazio l'organizzazione del premio e grazie. Aspetti qui con noi che senti leggere la tua lettera. Molto volentieri. Allora chiamo Alessandra Cardone, grazie, sempre del Circolo LAV di Magione, che ci legge la lettera. Non so se questa. Questi sono un po', come dire, estratti. Sì, questi sono centrifughe. Sul treno, 31 luglio 2022. Matteo, oggi sono salita su quel treno, dopo un anno esatto da quel giorno. Il caldo torrido di questa estate inclemente me lo sento addosso come una coperta, da cui non ho scampo. La confusione dei vacanzieri della domenica diretti verso il mare è un ronzio che fa il paio con il rumore sordo che ho in testa da non so più quanto ormai. Davanti agli occhi va in onda la replica ossessiva dell'ultima serata assieme.
Eri più stanco del solito, dopo un venerdì infernale in ufficio. Il giorno successivo avresti preso il treno per andare a trovare tua madre. Non ti è mai piaciuto troppo guidare e poi mi dicevi sempre che tu eri cresciuto con i treni e sui treni. Il mestiere di tuo padre, casellante prima e macchinista poi, aveva plasmato tutta la tua esistenza, scandendone il ritmo e ridefinendone la traiettoria quando un infarto se l'era portato via, la mattina stessa della discussione della tua tesi di laurea. Tuo padre era stato uno dei primi casellanti della zona. Tu invece avresti progettato linee ferroviarie. Al solo pensiero tuo padre si commuoveva ogni volta. Nell'istante in cui avvisarono te e tua madre, rinunciasti a una vita che era un passo dal concretizzarsi. Non la discutesti più, la tesi. Nessuno, neppure tua madre, provò a farti cambiare idea. Quell'ultima sera assieme a te ti osservai, come non facevo più da tempo. All'alba partisti, senza salutarmi. Lasciasti un biglietto sul letto sfatto. Ti chiamo appena il segnale pieno. Io la detestavo, quella linea ferroviaria. Ogni volta che si andava da tua madre, l'idea di non poter essere connessa mi agitava. Per te, invece, quella linea era ogni volta un tuffo nel passato. Trascorrevi le quasi 3 ore di viaggio senza mai staccare gli occhi dal paesaggio, che scorreva pressoché immobile, in un'alternanza di colline, boschi, frazioni sperdute e stazioni abbandonate. Sai, ieri, prima di decidere una volta per tutte che sarei salita su quel treno, mi sono ritrovata a compiere gli stessi identici gesti meccanici con cui, sostiene il mio psicoterapeuta, posso riuscire a gestire le mie inquietudini. Lui ha iniziato a chiamarle in questo modo da un paio di mesi a questa parte. Prima erano attacchi di panico. Adesso, sostiene, è arrivato il momento di alleggerire certi momenti, a partire dal modo di parlarne, dall'etichetta con cui identificarli. Ho avvertito all'improvviso i segni inequivocabili, familiari e persino confortanti del panico che tornava a farmi visita. Ho spalancato porte e finestre, ansimato, pianto e imprecato, e poi sono tornata in camera. La foto, l'unica che ho lasciato in bella mostra, di me e di te assieme. La prima volta al mare, sembrava ridere sfrontata quell'ennesimo episodio a un passo dalla follia. Mi sono guardata allo specchio. Questi mesi, monchi della tua presenza mi hanno logorata. Ho urlato a quel volto stravolto da dolore e rabbia. Adesso ti scrivo seduta sul treno della domenica, lo stesso in cui un anno fa ti sei addormentato per non svegliarti più. Qualcosa di congenito mi hanno riferito in uno dei rari momenti di lucidità di cui ho memoria. Ti scrivo, poi scenderò al capolinea. Mi sono informata, oggi il tabaccaio della stazione è aperto. Ho chiamato? Sì, ancora i francobolli. E delle buste da lettera? Ingiallite però, ha tenuto a precisare. Andranno bene lo stesso, l'ho rassicurato. Non potevo affrontare questo viaggio senza essere certa che avrei potuto spedirtela questa lettera. Sì, lo so, ti immagino rimproverarmi una volta di più la mia dannata debolezza di voler controllare tutto, di non lasciare che il caso irrompa e sparigli le carte. Ci sto lavorando, te lo assicuro. Intanto, io tornerò con il treno del pomeriggio e una volta a casa aspetterò che la lettera venga recapitata. Questione di una manciata di giorni. Non la aprirò. Mi limiterò a infilarla tra le pagine del libro che stavi leggendo e che è ancora lì, sul comodino della nostra stanza da letto. Resterà là sopra ancora per un po', suppongo. Ho bisogno di tempo. Ti saluto per adesso. Ti tengo dentro per sempre, R. Scusa, passo davanti. Fiori. Già c'era, perfetto. Vanni Ruggeri, grazie. Vanni, stand up. Get down, get up. Ok. Sono andata lì a vedere il tramonto, da lì si vede proprio. Tu sei... Perché sei fuori? Tu sei giurata, tu devi entrare dentro. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie mille.
Vogliamo prima che faccia buio. Sì, ultima segnalata. Ultima segnalata, lettera segnalata, eppure continua a credere, di Anna Rita Iozzino. È presente? Eccola. C'è. Prego Anna Rita, qui sul palco con noi. C'è. E chi di voi due vuole leggere? Tu? La lettera rispetta la struttura tipica del genere, anche se in questo caso sono più componimenti in uno. È coerente con il tema della caducità delle cose e corretta nella forma. I contenuti espressi mettono in evidenza quanto potente possa essere la parola su carta, capace di lenire anche le sofferenze più atroci. Questa lettera è un esempio straordinario di come la scrittura epistolare possa farsi conforto e rimedio per corpi ed anime. Grazie. Allora, prima viene letta la lettera, così siccome la leggo io, poi mi puoi massacrare quanto vuoi. Okay. Cara Flo, ti ricordi il nostro primo incontro? Io da giorni continuo a pensarci. Il cielo aveva appena cominciato a schiarirsi quando ti ho trovata semisvenuta dietro il muro della bottega del fornaio. Eri fradicia di sudore e pioggia. È stato facile alzarti e portarti a casa. Pesavi come un pesciolino fuori dall'acqua. Quando ti ho messa a letto boccheggiavi anche, come se l'aria nei polmoni ti ferisse. Mi ci è voluto un po' per capire che stavi solo cercando di trattenere le lacrime. Ti ho abbracciata forte e hai cominciato a piangere. Non sapevo ancora chi tu fossi, non conoscevo il tuo nome, ma l'ho capito allora che ti avrei amata. Non volevo che tu soffrissi ancora, volevo renderti felice, ti prego. Dimmi che almeno un po' ci sono riuscita. Era la prima volta, dopo anni, che desideravo la compagnia di qualcuno che non fosse me stessa. Lo sai, non ho famiglia. Questo è tutto ciò che ti ho detto sul mio passato. Mi è sempre sembrato un peso e ti sembrerà sciocco, ma non volevo che gravasse anche su di te. Cara Flo, sto delirando. Non so da quanto tempo ho febbre alta. Continuo a vederti in piedi davanti a me. Bellissima. Sorridi, perché non sopporterei che tu piangessi per me. Ma il tuo sguardo è triste e mi spezza il cuore. Non avrei mai dovuto lasciarti sola. Saresti dovuta venire con me oltre le mura cittadine da quella parte oriente. Ho passato 3 giorni ad assisterla durante il travaglio, senza sospettare nulla. In una città tanto grande, come avrà fatto la tua famiglia a trovarti? Qualcuno deve averglielo detto, e lo maledico per questo. Si pentiranno mai i tuoi genitori di aver denunciato una loro figlia solo perché fuggita di casa? Era troppo disdicevole che vivessi con me. Il mancato matrimonio li ha danneggiati così tanto? Sai, ero sulla strada per tornare da te quando mi hanno trovata e presa. L'accusa era chiara. Sono stata zitta. Non ho neanche provato a fuggire. Ma cosa sarebbe servito? Intanto pregavo che tu stessi bene. Cara Flo, sono circondata dai ragni. Ti sembrerà incredibile, ma non mi fanno più paura e non li uccido più. Ti ricordi? Quando ne trovavo uno grosso zampettare vicino a una finestra e volevo schiacciarlo e distruggergli la ragnatela, tu mi fermavi. Ha lavorato così tanto per costruire la sua casa e l'unica colpa che ha è quella di darti fastidio, mi dicevi. Cara Flo, ieri è stata una giornata di vento incredibilmente forte. È riuscita ad arrivare anche in questa lurida cella. Per giorni mi hanno picchiata, torturata, esaminato ogni centimetro del mio corpo nudo alla ricerca del marchio del diavolo. Mi hanno tagliato i capelli, strappato tutte le unghie dei piedi, schiacciato i pollici, bruciata la pelle in più punti. Sarà 1000 volte peggio quello che ti aspetterà all'inferno se non confessi e non consegni la tua anima a Dio, mi hanno detto i giudici e il prete durante l'interrogatorio. Dio, perdonami, ha gridato una delle guardie mentre mi violentava. Dopo. Ho urlato, ho pianto. Sono diventato un ammasso sanguinante di carne, merda e piscio buttato sul pavimento della mia cella. C'è stata solo una cosa a straziarmi il cuore. Io continuavo a chiedere di te. Non so perché, ma non mi hanno detto subito che tu non eri più qui. E quando poi lo hanno fatto, mi sono messa a ridere. Ma era talmente ovvio che fosse così. Non avrei saputo giustificare altrimenti il doloroso vuoto che mi sentivo dentro e che avevo così inutilmente tentato di riempire con la speranza di poterti almeno rivedere un'ultima volta. Alla fine ho confessato tutto. Sono Magda Dorici,
figlia del fu Domenico Lorenzi e vedova di Pietro Dorici. Sono una strega. Ho imparato l'arte diabolica in gioventù da una mia defunta zia. L'ho insegnata a Floriana Branciforte, portandola sulla strada della dannazione. Ho provocato tempeste e incendi. Ho lanciato malefici contro animali e persone. Ho ucciso neonati nella culla. Mi sono più volte recata in sabbia, dove fornicavo con il diavolo. Tutto quello che volevano sentirsi dire io l'ho detto, per evitare altre torture. Perché da quando sono entrata qua dentro, già so quale sarà l'unico modo in cui ne uscirò. Perché mi manchi. Eri tutto ciò che di bello aveva questo nostro mondo vizioso, corrotto, crudele. E ora, ora che so che non ci sei più, ho più fretta di raggiungerti. Ma prima un'ultima lettera. Mara, la moglie di uno dei carcerieri, non ha dimenticato di quando ha salvato la vita del suo unico figlio maschio, curandolo dal diavolo, dal vaiolo, scusate. Mara è riuscita a farmi avere un vecchio calamaio e questo pezzo di carta su cui ti sto scrivendo. Non so dirti come io ci riesca. Ho la mano rattrappita e dolorante, mischio sangue all'inchiostro. Non esiste un posto a cui poter mandarti queste pagine così. Lo porterò sul petto domani. Bruceranno con me. Saremo cenere insieme, io e le mie parole. Un'altra notte ancora all'alba voleremo da te tu. Aspettaci nel vento, con infinito amore. Tua Magda. Bella, appunto. No, a me mi è piaciuta molto. Grazie mille, davvero. ci tenevo a ringraziare tutti, l'organizzazione, la giuria, e anche mia sorella e i miei genitori che sono qui con me oggi. Ah, che bello. Da dove venite? Da Luino, sul Lago Maggiore. Certo, wow, certo, un altro certo. Lago. Certo. Da lago a lago. Da lago a lago. Lettere sì. Da lago a lago. Questo titolo per l'anno prossimo, utilizziamo questa cosa. Ho scoperto di questo premio l'anno scorso, ma sono pessima con le scadenze, quindi non sono riuscita a finire il racconto. Quest'anno mi sono impegnata, ma sono comunque arrivata sulla scadenza. E faceva così caldo a luglio che non riuscivo ad avere una sola buona idea, perché anche il caldo scioglie anche le idee, a quanto pare. E quindi, niente, alla fine questa lettera è arrivata a me nella prima giornata di vento di quest'anno. E infatti, il vento era molto importante nel racconto. Sì, ecco. Sì, sì. E niente, ancora grazie. Bene, grazie a te. Foto! Consegna, appoggia pure qui. Consegna, la giuria, fiori e quello che sai, Anita, vai. Grazie. Certo, la musichetta qui sotto ci stava bene durante le foto, no? Prossimo anno una band di sì, sopra sì, che sì, sì, sì. Grazie, grazie mille ancora. Grazie. Grazie, arriviamo... Queste erano le tre lettere segnalate. Ora arriviamo al momento clou, la premiazione dei primi tre, giusto? Sì. Questa è la tua sezione. È mia? Io mi rilassavo, ok. E terza classificata, comincerei sì. Da lì. Senz'altro. E chiamerei Giulia Lorenzini. C'è? Non c'è. Allora... Eccola qua, ce l'ho io la busta. Terza classificata, tu cercavi la busta ma ce l'avevo io. Dai, già ero nel panico. Allora, ecco le motivazioni per la terza classificata. Grazie. Sì, io leggerò la lettera. Parigi è sempre Parigi. Forse lo è un po' meno se la persona con cui pensavi di poter condividere quei giorni di vacanza nella Ville Lumière ha deciso di lasciarti la sua casa e i suoi gatti e partirsene a sua volta. Ma la tristezza a Parigi è come la sua pioggia, così sottile che sembra quasi non penetrarti. E la scoperta di una mostra, la visione di un'opera, trasforma quell'amarezza, quell'odio, quel caos e si può ritrovare un filo di speranza, un gesto di dignità come quello, forse, di andarsene, di non aspettare il ritorno della traditrice. Ma come si fa troppo spesso, la mittente chiede consiglio alla destinataria su cosa fare, sapendo benissimo che il giusto sarebbe abbandonare il campo, o meglio, un'angusta stanza nella provincia parigina, ma per proseguire nel sogno d'amore
ci si può aggrappare anche a delle soffici zampine di gatti. Di Giulia, scusami, Lorenzini, Medardo Rosso, non avevamo detto il titolo, è Medardo Rosso. Cara, ti scrivo dalla fine del mondo, almeno dalla mia personalissima fine del mondo. Lo so che sono tragica, lo sai che sono tragica. Devo pure esserlo per poter essere ancora qualcosa, no? Non sei d'accordo? Pensi che mi resti altro? Mi chiedi dei fatti, vero? Vuoi che ti dica subito cosa mi ha sconvolto e reso ampollosa e tragica, come sai che solo il dolore mi fa diventare. Ebbene, sai anche benissimo che sono venuta qua perché mi era stata promessa pace e un luogo tranquillo dove lavorare. Sciocca io, naturalmente, a non aver controllato adeguatamente, a non aver chiesto di più. Ma cosa ci si può fare? L'amore è cieco. O forse è sconsiderato, semplicemente. Però venivo qua con un'idea, un ideale quantomeno, sì. La raggiungevo, ma con la promessa di tranquillità e con la prospettiva di immersione nel mio lavoro. E invece arrivo e scopro che lei non c'è. E in realtà non mi interessava di poter lavorare. Quella ovviamente era solo una scusa che raccontavo a me stessa e che ha ceduto alla scoperta della sua assenza. Nemmeno l'ombra. Mi aveva lasciato le chiavi di un'angusta camera, non che qua siano tutte così, ma nella provincia, nemmeno negli arrondissements. Le chiavi me le ha fatte recapitare da una vicina che poi, vedendo il mio sgomento, si è sincerata di spiegarmi tutto. Ecco, ma la cosa divertente è stata che le servivo solo per dare da mangiare ai suoi gatti. Non ho capito perché non potesse continuare ad impegnarsi in questo la vicina. Fatto sta che le ho scritto e a quanto pare lei e la vecchia non hanno un gran rapporto, ma è irrilevante. In ogni caso sono qui, con il mio genio che appassisce tra le lettiere e l'armadio. E ho come letto un odioso divano mezzo rattoppato, io che credevo di essere immune a questo. Io che pensavo che un intelletto brillante, adamantino come il suo, fosse accompagnabile solo da un candore eccelso del cuore. Ma in fondo non è che non sia così, sono solo io ad aver frainteso. Quando la guardavo, vedevo brillare oltre il suo viso una luce soffusa che sentivo mi graffiava l'anima, sempre che ne esista una, e mi illuminava i pensieri. Adesso invece me ne vado per la città insofferente a quell'aria francese che ho sempre amato e stimato perché mi sento ferita, tradita forse. E mi tocca ammettere che lei non mi aveva promesso niente e che sono stata io che forse per avidità ho costruito un castello. E nell'attribuirle tutte le caratteristiche più detrimenti so che mi sto ingannando ed è forse la cosa peggiore. Lei mi aveva semmai promesso la città e l'ho avuta, questa creatura forse immortale che palpita e si evolve e si sciorina tra i corsi e i palazzi più signorili che abbia mai visto. Ma io desideravo lei. Erano giorni che non riuscivo a scrivere una sola parola e mi trastullavo fino all'ora dell'aperitivo con i mici nella noia più sconfinata. Quindi mi sono detta che era il caso di affrontare l'amarezza, l'odio per il caos, la frustrazione per la situazione e procacciarmi qualche bel ricordo, qualche cosa migliore di una mostra. Era uno speciale su Medardo Rosso, al museo di Rodin. Rodin è stato probabilmente il più recente dei Michelangelo, ammesso che Michelangelo si possa essere più di una volta. In ogni caso, retrospettiva su Medardo Rosso, con alcune opere di Camille Claudel anche. E non ti starò a dire nel dettaglio perché so che tutto questo non ti interessa e perché anche volendo non sarei in grado di descrivere come vorrei. Ma insomma, di tutte le opere però, una statua mi ha colpito. Hai presente i kuros greci con quel loro sorriso sardonico ed eterno? Ecco. Medardo Rosso lo ha riprodotto nel bronzo, anche leggermente sgraziato, troppo accentuato, la bocca larga, troppo curva, lo sguardo non si sa come divertito. E quello è il genio. Quello è il genio che imprime la materia. E mi sono sentita come curata, come di nuovo ammessa in un universo in cui avevo il mio posto per quegli zigomi alati e i capelli raccolti, la fissità data dalla mancanza delle pupille. Tutto questo non finirà. E verrà tramandato di generazione in generazione. Poi ho capito, come un lampo, quella statua era lei. È stato lì che ho pianto, singhiozzando con le spalle che si muovevano, e un po' me ne vergogno. Ma il suo sguardo,
il suo sorriso, il suo genio immortale sono stati catturati tanti anni prima che lei abitasse questa terra da un altro genio immortale. Ma non è meraviglioso? Te l'avevo detto che saremmo di nuovo finite sullo stesso punto, ma ti ripeto, non credi che sia meraviglioso? Mi ha dato speranza in quel momento. E adesso, quando ripenso che sono perduta, che ho in odio tutte le cose più dolci che ho sempre amato di questo luogo, mi soffermo a pensare all'increspatura di quelle labbra e di come ciò che amiamo si trasfiguri sempre e di come non ci appartenga, ma appartenga a tutti e quindi forse in definitiva anche un po' a noi. E allora penso che forse mi farò bastare quel tanto di poco che ho. Lei tornerà a breve, dice nei suoi messaggi. La storia più interessante è di come te l'ho posta per mancanza di spazio, poi perché non mi interessa cosa lei abbia da fare altrove. Volevo, almeno, essere la protagonista della mia stessa lettera. Mi scrive che tornerà presto, ma non sa tra quanto. Fa finta di niente, e anche io. A secondo le sue parole, forse non finge, forse davvero non aveva capito. Scusa, per una lettera così autoreferenziale. Taglio i convenevoli e ti chiedo seriamente, sinceramente, di dirmi tutto ciò che pensi dovrei fare. Dovrei andarmene prima del suo arrivo? Non avevo pensato a questa ipotesi, ma forse è la più dignitosa, no? Anche se il raspare delle soffici zampine dei gatti sull'orlo della mia pazzia di amore mi conforta e tiene compagnia più di quanto sarei disposta ad ammettere. Rispondimi presto, prima che la solitudine mi costringa a raccontarmi ad estranei. Ti abbraccio, Selene, Parigi, 1927. Allora, andiamo oltre. Ma andiamo oltre. Andiamo direttamente alla seconda classificata. Sono tutte donne. Sì. Le donne scrivono meravigliosamente, gli uomini hanno perso. Non c'è neanche la seconda, ma oltre ad andiamo, averla... Allora andiamo direttamente alla prima. No, andiamo alla seconda, perché seconda. C'è Dario che ci leggerà la seconda lettera. Sì. E anche direttamente le motivazioni, se possibile, vero? Allora, ce le abbiamo sì, nella busta. Ci abbiamo tutto nella fantastica busta. Dario, allora che lavori. Vieni. Presente, pronto. Vieni, leggi, fai tutto tu. Sì. Vuoi leggi io? Poi c'è da smontare anche tutte quante le sedie e rimettere i cuscini, ok? Perfetto. Questa è la motivazione, vai. Un omaggio che Leandro tributa all'amico Gino Bartali e alla sua dipartita, in ricordo della vita vissuta e di quelle salvate. Due uomini che la vita l'hanno vissuta sempre in sella, o meglio su due ruote, facendo della propria passione anche una ragione di impegno civile, in un periodo in cui il valore della vita era pari a zero. Leandro, che oggi con un po' di mestizia continua a restare suo malgrado su due ruote, diverse da quelle di prima e con qualcuno che ora lo spinge, ma che non gli impediscono di andare incontro alla vita, almeno fino a quando gli verrà concesso. Tiziana Marfisi, due ruote, giusto? Due ruote. Perfetto. E ci leggi anche la lettera. Prego. Carissimo Gino, o dovrei forse chiamarti Frater Cisio? Non te la prendere, ma nonostante di tempo ne sia passato, non riesco ancora a capacitarmi. Bello scherzo ci hai fatto, proprio degno di te. Chi poteva immaginarselo? Che tu non somigliassi agli altri è assodato. Non somigliavi a noi, i tuoi compagni, e tantomeno somigliavi a me. C'era una leggerezza in te, una velocità di pensiero e di azione che ti ho sempre invidiato. Già, invidiato. E l'invidia è una brutta bestia, sai? Prima o poi la sconti. Avrei voluto essere come te prima ancora che tu fossi ciò che io volevo. Fin da bambino, quando correvo lungo i fiumi sobbalzando sul sellino e impennando sul ponticello le cui assi mandavano cigolii pietosi al mio passaggio. Fin da quando ne ho memoria. Ero un ragazzo chiuso, ricordi? Più di una volta ci hai scherzato su, ma con la tua solita grazia rispettosa che sapeva attirarsi la benevolenza di tutti. Anche la mia, mio malgrado. Te. Perché, devo dirtelo, Gino, il tuo arrivo non mi ha reso felice, ma finii per accettarlo. Mio padre era muratore e io davo una mano, Dio sa se ce n'era bisogno. Così, tornato da scuola, andavo al cantiere, toccava a me, mi aveva detto asciutta mia madre, ero il più grande. Credo che finse di non vedere la rabbia che mi attraversava.
Io obbedii, ma come potevo scappavo in sella la mia bici e via coi muscoli delle gambe che ruggivano di piacere allo sforzo massacrante cui mi costringevo. Nessuno lo sapeva in paese, nessuno doveva saperlo. Poi qualcuno mi notò e non so ancora come mi ritrovai tra le mani una coppa, la prima. Quando morì mio padre non provai alcun dolore. Se per qualcuno dovevo piangere, era per me. Tocca a te ora prendere il posto di tuo padre. La stessa freddezza di sempre. Bisognava provvedere alle bocche da sfamare, non c'erano alternative. Per un attimo pensai di fuggire, lasciare la vecchia casa, la vecchia vita, la vecchia madre. Era da un pezzo che tra le mani non stringevo il mio futuro, che fosse scivolato via in uno dei miei allenamenti. Ma tenni duro e lavorai come un animale da soma, finché qualcuno non mi venne a cercare. Quando me ne andai sentii lo sguardo di mia madre e delle sorelle perforarmi la schiena. Mi costringevo a pensare che avrei mandato loro tutti i soldi che avrei guadagnato nelle gare, ma il loro rancore mi gelava il sangue. E dire che glielo avevano pure detto che avrei guadagnato bene. Inutile. Hanno sempre pensato che le abbandonavo e non me lo perdonarono. Mai. Quando la guerra scoppiò, sembrò la fine del mondo, la fine di tutto. Nessuno se ne faceva più nulla di quelli come noi e la squadra si disperse. Mi sentii perduto. Di tornare a casa non se ne parlava, tanto valeva provare a campare la vita aggrappato ai margini di un mondo che andava collassando. Fu ancora grazie a te che emersi alla luce, a te che avevi trovato un posto come meccanico di biciclette. Mi venisti a cercare. La paga non era granché, mi dicesti, ma in compenso ci si divertiva un sacco. Mi hai sorpreso, ancora una volta, ma non era nulla in confronto a quello che avrei appreso qualche giorno più tardi. Ti va di farti una pedalata fino ad Assisi? Una luce era lampeggiata nei tuoi occhi. Li ricordo come se fosse adesso, i tuoi occhi ridenti che prendevano tutto come fosse un gioco. L'idea di risalire in sella mi eccitava, ti dissi che ero pronto. Mi dicesti che era rischioso. Io non ho mica paura dei bombardamenti, cosa credi? Ci passo in mezzo con questa e in serata sono di ritorno. Non era delle bombe che dovevo preoccuparmi, ma dei controlli. Hai smontato il telaio della bici e hai introdotto qualcosa. Documenti. Documenti falsi. Ma non sarà mica... almeno qualcuno lo dobbiamo salvare, no? E ne salvammo più di uno. E fu esaltante, elettrizzante, fu magnifico. L'ultimo viaggio toccava a te, ma poi all'ultimo momento andai io. Quando mi intimarono di fermarmi, ebbi paura e pedalai come un forsennato, finché non udii lo sparo. Il dolore arrivò solo dopo che li ebbi seminati. Allora afferrai un pezzo di camera d'aria trovato chissà come e lo appoggiai al manubrio. Riuscii ad ammortizzare i colpi alla spalla e quando il dolore era troppo forte, per evitare di urlare e di essere scoperto, mordevo un'estremità del tubolare e per un po' andava meglio. A ripensarci ora, Gino, ora che sono vecchio, sento ancora l'adrenalina a rivitalizzare queste povere gambe lasse. Ho corso altre gare dopo, ma il traguardo più bello l'ho raggiunto in quel lontano 1944, quando sul sellino consumato pedalavo la speranza. Mi sono appisolato all'ombra dei tigli nel mio giardino. Credo di aver sognato qualcosa di bello perché mi sento improvvisamente sollevato dal ripetersi ossessivo del quotidiano, dalla pesantezza della vecchiaia, dalla caducità delle cose. Credi che resterà qualcosa di noi alla nostra morte? Qualcuno spinge la mia sedia. È ora di rientrare. L'aria della sera punge e un cigolio persistente affligge queste ruote sulle quali siedo e vengo trasportato. Un riflesso che non mi abbandona mi muove il piede alla ricerca di un pedale. Per una frazione di secondo mi sento altrove, altre ruote a guidare il mio cammino. È tempo di congedarci, ormai. Tempo di lasciare che tu vada per primo dove sei atteso. Addio, Gino, amico mio. Pedalerò ancora in faccia alla vita, con regolare andatura e fiato nei polmoni, fino a che non mi venga concesso, fino al traguardo, alla fine della strada, con immutato affetto e gratitudine
infinita. Il tuo amico, Leandro. Due ruote, Tiziana Marfisi. Grazie. Passiamo velocissimamente al momento conclusivo con il primo classificato. Io direi che prima chiedo a Marilina di leggere la motivazione, poi diciamo chi è e poi andiamo avanti. Okay. Naturalmente non hanno ritirato i premi, ma sono qua a disposizione, gli verranno spediti. Cioè. Le sentinelle del deserto, con uno stile asciutto, rigoroso, curato, che non cede mai a sdolceria e a facili sentimentalismi, l'autrice riesce a esprimere l'amicizia senza tempo che lega la scrittrice Karen Blixen alla sua giovane amica e discente. Noi moriamo con quelli che muoiono, ecco, se ne vanno, e noi andiamo con loro. Noi nasciamo con i morti, ecco, essi tornano e ci portano con loro. Scrive così Thomas Stern Eliot in Little Gidding, il quarto dei quattro quartetti. Ed è così che i ricordi e la grandezza della figura della scrittrice scomparsa diventano materici, consistenti, pieni dell'impellenza del presente, passato che non smette di essere, che non riesce a non essere più, per continuare a essere ancora nell'imminenza del viaggio in Africa, e diviene, si trasforma nella magia che da sempre quel continente sprigiona di ciò che non è ancora avvenuto, ma che allo stesso tempo sarà rivissuto, ripercorso, nel futuro ritrovare i luoghi amati dall'amica scomparsa. Struggente è la nostalgia trattenuta che emerge tra le righe, la dolcezza, la gioia e la tenerezza che i ricordi dell'amica suscitano e che l'autrice rende con maestria e piena di colori e di profumi e di allerta di sensi. E la lettera della Blixen che la giovane porta con sé in Africa, come sono... come segno tangibile della vita che le ha unite, per rileggerle ancora e ancora e ancora, fino a consumarsi gli occhi e le lettere, scusate sono emozionata, a sentire la sua voce che rende vive le parole, a ripeterle con saggezza di madre, grazie, come affrontare le emozioni per non farsi trascinare via dalla piena del loro mare. Vince la seconda sezione del premio Aganor Pompili, Luisa Sala con la lettera Le sentinelle del deserto. È presente Luisa? Luisa Sala, ci sei? Vieni! Ecco. Intanto chiedo a Elena di raggiungerci sul palco. Sì. Bello, grazie Matteo! Bello, benvenuta. Grazie, buonasera a voi. Da dove vieni tu? Lago di Garda, Manerva. Un altro lago. Sì. No, l'avete fatto apposta, ci eravamo messi d'accordo prima. Sì, sicuramente. Sicuramente. E come hai saputo di questo premio tu? Ho saputo perché avevo voglia di scrivere, ho cercato. E siccome stavo pensando a una mia cara amica, e non è Karen Blixen, anche se la amo, questa è la signora Karen Challenge e l'ho dedicata a lei perché la nostra amicizia è stata un'amicizia che ha sfondato il tempo, i confini del tempo. Karen Challenge era la figlia di Daniel Challenge, un grande astrofisico per il quale c'è un istituto a Parigi, e la nostra amicizia potrebbe essere una trilogia di un romanzo, per quanto magica è stata ed è e sempre sarà questa persona, perché ciò che io ho scritto è la sintesi forse minima, veramente minima, di quello che questa signora, questa creatura sapeva vivere ogni giorno. Abbiamo trascorso meravigliose giornate, anni di corrispondenza, e se vi capiterà
di conoscere o di parlare col professor Zichichi, ve lo potrà dire, perché erano due grandi amici anche loro. Io sono capitata temporalmente dopo, quindi è stata una grande, grande, grande persona. Quindi grazie alla giuria che ha portato fino qui questa lettera, perché lei è l'estasi della gioia e sempre lo sarà. Bella, allora sentiamo immediatamente okay. tutta questa emozione attraverso la voce grazie. Di Elena Gigliotti. Grazie. Grazie. Le sentinelle del deserto, seconda missiva 2022. Mia cara Karen, sto partendo. Raggiungerò l'Africa, ne abbiamo parlato spesso. Non possiamo partire insieme, ma sarà come se tu ci fossi. Ho l'età che tu avevi quando ci siamo conosciute. Non dimenticherò mai i fine settimana da te a Parigi, la tua brillante e geniale anima che mi ha indotto a ribaltare il sentiero di vita che mi ero prefissata, a diventare coraggiosa. Io giovane ero più vecchia di te, che avevi almeno 30 anni più di me. Sì, tu non hai mai provato vergogna a parlare chiaramente e a non nasconderti dietro subdoli formalismi. Mi hai insegnato a sorridere profondamente, ad agire. Così, Karen, ti dico grazie. Un grazie grande quanto l'amore per le montagne, di cui mi hai svelato alcuni segreti da custodire e mai divulgare. Parto perché mi va. Parto domani. Bagaglio ridotto, come mi hai insegnato, poche cose scelte al meglio ed è quindi inevitabile portarmi una tua lettera. Non quella che suggellò la nostra amicizia, che mi rispedisti corretta e piena di segni rossi, no, non quella. Rido al ricordo, parlavo francese meglio di quanto volessi scrivere. Senza mezze misure mi avevi sbattuto in faccia che c'era parecchia strada da fare prima di dichiararmi capace di comprendere la lingua alla perfezione. Poi avevo osato scriverti in tedesco. Traballai quando me la rispedisti. Ritornata indietro, la lettera, con mia sorpresa, conteneva un unico segno rosso. Mi precipitai al telefono, euforica, impaziente di parlare con te. Senza mezze misure mi dichiarasti che dopo averla letta la prima volta erano talmente tanti gli errori che la decisione più saggia era sottolineare l'unica parola corretta. In questo viaggio mi porto quella che mi scrivesti annunciandomi di raggiungere comunque Parigi, nonostante tu fossi ancora in Svizzera. Adorabile, non convenzionale, potente. Allora, con lo stesso spirito, parto alla ricerca dei suricati, le sentinelle del deserto. Sei stata tu a svelarmi che ogni essere umano somiglia a un animale e tu, all'epoca dei nostri incontri, mi raccontavi di quanto ti sentissi suricato. A pensarci bene, effettivamente sembravi un suricato quando indossavi quei kilt verdoni e quelle giacchette aderenti e i guanti in pelle, risate a crepapelle nel tuo appartamento nel 13° arrondissement, con le ante delle finestre sempre aperte che sbattevano quando pioveva e si immobilizzavano quando non girava aria. Tu eri certa che l'interno doveva gioire e rinvigorirsi come fosse un albero. Anche in quei frangenti eri molto suricato, poiché a piccoli passi veloci raggiungevi le finestre, ti sporgevi come un'asta in bilico e guardavi a destra e a sinistra più rapida dei secondi. Ora la gioia trasuda dalla mia pelle per il viaggio e per il ricordo del tuo stile, che poi ho fatto un po' mio, o meglio, come tu dicevi, ero portata per la felicità, ma non ero ancora consapevole. Eri certa che la mia giovinezza fosse responsabile di quella insana inconsapevolezza. A volte essere giovani biologicamente gioca brutti scherzi alla mente. Altra faccenda è essere giovani spiritualmente. In quel caso si spalancano le porte dell'esistenza e tutto si illumina. Si impara a essere felici col tempo. E solo allora la giovinezza eterna si annuncia, sconfinando i concetti di tempo e di spazio. Ma a quanto pare pochissimi sono coloro che lo sanno. Occorre un lavoro certosino e costante, recitavi. Lo ripeto e non posso farne a meno. Vorrei aver pensato a questa avventura africana quando ancora vivevi sulla terra. È andata così. A ogni buon conto tu ci sei. Sei nelle pagine di lettere che mi hai scritto. Sei nei dettagli che mi hai fatto notare. Sei in ogni cosa che mi hai insegnato. Amica mia, grazie. Ti abbraccio. Sono in Africa e come ogni notte da quando sono arrivata leggo la lettera di Karen. Prima missiva, 1992. Cara amica mia, so che hai già prenotato il volo per Parigi questo venerdì. Purtroppo non ci sarò. Un imprevisto mi blocca a Zermatt e rientrerò sabato sera.
Sai dove recuperare le chiavi per entrare. Mi raccomando, parti, perché domenica dobbiamo andare da Mariage Frère, quello sulla Rive Gauche. Mi hanno detto che è arrivata una preziosa miscela di tè bianco raro. Non farmi lo scherzo di rimandare il volo, sai come la penso. La gente vede solo ciò che vuol vedere, crede solo a ciò che vuol credere. Noi no, non possiamo permetterci una tale chiusura spirituale. Concentrati sulle tue aspirazioni e vivi ogni giorno un dettaglio brillante, quindi non azzardarti a non partire. Quando arrivi, annusa un profumo. Entra in una profumeria e annusa tutti i profumi. Scegline uno e poi ne parleremo. Se entri in casa e al vederla buia e statica ti assalisse una sorta di tristezza, bloccati, ricomincia, esci e rientra. Insomma, non perderti nell'oscurità. Se ti sale da dentro un sorriso triste, allora resta sola fino a che ti è passata la tentazione di crogiolarti nella malinconia o, peggio, nel lamento. Non si procede di questo passo, non si va da nessuna parte. Non si conoscono luoghi eccentrici, persone speciali e l'eccentricità, la strada che conduce alla gioia. Inspira l'ardore degli aromi. Per questo ti chiedo di non rinunciare al volo. Dobbiamo andare a pranzare da Mariage Frère. Annusare, annusare, annusare. In mia assenza goditi la libreria. Leggi, leggi, leggi e poi canta, canta, canta. Io canto da anni e nessun vicino si è mai lamentato. Mi è andata bene. Non potrei svegliarmi senza augurarmi il buongiorno. Credo che a Parigi ci saranno acquazzoni nei prossimi giorni. Apri le finestre del salotto e della cucina. Sii brillante sotto la pioggia perché è benefica, sempre. Se provi brividi, avvolgiti nello scialle del passato, perché certe porzioni di passato, nel futuro, diventano storie da raccontare e tu mi dai l'idea di essere una raccontastorie e niente male. Poi cammina, cammina, cammina per le strade di Parigi. Lasciati andare. Guardati intorno, cerca un dehors di un caffè che ti ispira, scegli un tavolino, osserva, gioca, cerca gli sguardi dei passanti, saluta qualcuno a caso, gioca con gli sguardi. L'umanità è migliore di quel che si pensa, solo che la maggior parte del tempo ci si lascia stringere dall'insoddisfazione. Che brutta cosa sentirsi insoddisfatti. Risucchia l'energia, distrugge il coraggio e i propositi seccano. Ah, a proposito, sposta le piantine che sono in bagno e portale sulla scrivania. La luce della pioggia le inonderà. Se ti resta del tempo, vai dal fiorista di cui ti ho parlato. Offriti aiutante per qualche ora, gioca con la terra, chiedi, chiedi, chiedi informazioni su ogni fiore o pianta ti venga in mente. E non temere di fare brutta figura. Le brutte figure non esistono. Ogni situazione può essere una bella storia, se è pura. Gioca, gioca, gioca. Quando arrivo, faremo la nostra partita a Shanghai. Se vuoi riempirmi il frigo, sentiti libera, non disdegno. A presto, conto di vederti al mio rientro. Ti abbraccio, Karen. La bellezza di queste parole vive nella consapevolezza che è una storia vera. Grazie. Grazie. Un regalo al nome di Karen per tutti. Vi posso fare un regalo a nome di Karen, che non c'è più ma c'è sempre, per tutti. L'astrofisico Daniel Challonge, il papà, e grazie alla libreria in questo appartamento del 13° arrondissement, io ho potuto vederle con le mie, proprio ho potuto toccare con le mie mani e vedere con i miei occhi. Sapete che esiste quello che si vede, ma esiste anche quello che non si vede. Ebbene, la parte nascosta della Luna porta un cratere con il nome del papà di Karen. Ah. C'è il cratere Daniel Challonge. Ah, vedi. E quindi ogni tanto sognate, sappiate che oltre la facciata luminosa c'è anche quella buia ma positiva, e ognuno di quei crateri porta un nome, uno è questo. Tutto qua. Grazie, grazie a voi, grazie. Gioca, gioca, grazie, gioca. Complimenti. Grazie. Abbiamo il premio. Allora, chiamiamo subito l'assessore alla cultura Vanni Ruggeri, ma io chiamerei anche Luigina Miccio, per favore vieni anche tu a consegnare il premio, lo consegno. Vieni, 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 foto di rito, vieni. Aspetta, 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 vieni, vieni qua da me Anita, ti facciamo fare intanto le foto così. Bello, grazie Matteo. Va bene. Consegniamo a Luigina. Luigina, consegni tu il fiore? Sì. E io vado invece sull'alcol.
Ci sono anche dei vini. Sì, e io ti consegno. Volevo avere l'onore di consegnartelo io. La parte alcolica hai era la mia. Allora che mi... Esatto. Guarda. Faccio così. Prego, se ce la fai. Guardo così. Se non ce la fai, ok. Grazie a tutti voi per aver ascoltato. Grazie. Grazie. Diamo il microfono. Sì, vai tu che chiudi. Io con gli ultimi 10 minuti vi prego di aspettare solo un secondo perché viene una parte molto carina. Prova questo perché lì non ti si sente. Per cui invito qui la direttrice del GALTR Simena Orvietano. Grazie Francesca Caproni, eccola. Che ringrazio e che vi prego di non fare attenzione, che è stata sempre un valido supporto per tutte le nostre iniziative, come ha ricordato giustamente l'assessore, ma chiamo soprattutto qui Elena e Dario, perché, e adesso lo consegno a Francesca, se vuoi Francesca lo spiego io. Allora, qui dentro c'è una parola che noi non riusciamo a tradurre, ma che è in armeno perché la poetessa era di origine armena. E questa parola è amore. Allora noi... Ve l'abbiamo fatta, Viviamo... così, vi abbiamo un po' associati alla storia d'amore che ha unito Guido a Vittoria, uniti nella vita e in tutte le loro attività, veramente in una simbiosi perfetta. E noi abbiamo voluto così, metaforicamente, abbinare voi a queste nostre figure così importanti, dandovi questo riconoscimento che è un simbolo d'amore per noi. E con tanti auguri per la vostra storia, per il vostro lavoro, per il vostro futuro. Siete giovani, siete belli e veramente vi auguriamo le cose più belle di tutto cuore. E grazie, grazie di essere stati con noi. E grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti di essere riusciti a sostenere la serata. Fiori per Elena, grazie. Se ve li porti, Monia, voilà. Buonasera a tutti. Abbiamo ancora i giurati, abbiamo le diverse persone che abbiamo premiato, faremo una foto tutte insieme, ricordo chi c'è. Chi c'è può venire qui. Ci fa piacere. Noi siamo pronti per dei selfie. Noi siamo pronti. Vi ricordo l'appuntamento di stasera con Mogol e Mastrini a chiusura. Bene, le 20.06, ancora in diretta da Monte del Lago, frazione del comune di Maggione, l'Umbria protagonista per alcuni giorni, ma lo è spessissimo insomma per eventi, manifestazioni culturali, ma non solo. Ultima giornata di questa 11ª edizione del Festival delle Corrispondenze. Siamo ancora in diretta per qualche minuto qui dalla piazzetta Sant'Andrea, nel centro storico appunto della frazione di Monte del Lago, in diretta sul canale YouTube di Map Radio Umbria e sulle frequenze di Map Radio Organizzazione. Grazie per la parte tecnica alla connettività di Blue Sky e al contributo del GAL Trasimeno Orvietano. E intanto ci sono le foto di rito, diciamo, con i vari vincitori, le varie autorità. E noi, ecco, prima di ridare la linea agli studi di Rieti e di interrompere il collegamento su YouTube, contiamo di fare qualche intervista, ricordandovi appunto, come lo ha detto prima Stefano Aguaglia, che alle 21.15 su per giù ci sarà l'evento serale conclusivo con Mogol, un eventone come si suol dire. Mogol e il maestro Mastrini, sì sì, maestro Mastrini, che è l'ultimo appuntamento questo del Festival Internazionale Green Music, chiude qui questa rassegna 2022, il Festival Internazionale lo chiude ormai a Maggiore da diversi anni. Intanto ci spostiamo dalla nostra postazione audio e video, vediamo se riusciamo. Volevamo sentire due battute dalla dottoressa Caproni, che lo ricordiamo è il direttore del GAL Trasimeno Orvietano. Penso che ci sarà anche più tardi, però intanto riusciamo a bloccarla se ce la facciamo. Intanto ci spostiamo qui, autografi, foto.
c'è di tutto di più, c'è anche un po' di musica in sottofondo che ci impalla, il microfono. Allora, mazzi di fiori, rose, foto di rito proseguono qui sul palco di Piazzetta Sant'Andrea dopo giornate di vento qui sul lago Trasimeno, insomma una giornata e una serata abbastanza tranquilla. È quasi mite la serata che stiamo gustando, diciamo, in tutta la sua bellezza. Intanto proseguono i selfie. Ecco qui Luigina Miccio con i due attori. Luigina Miccio, lo ricordiamo, non fa interviste, già ci fa segno che non fa interviste, però diciamolo che è stata per tanti anni la... Dico bene al responsabile del servizio del comune di Maggiore, è stata lei per anni, no, che ha curato l'organizzazione. E ancora continua, ha detto almeno fino al prossimo anno sicuramente. Questo l'ha detto anche 5 anni fa, mi ricordo. Quest'anno ha detto che almeno il prossimo anno e poi si vedrà. Poi si va in pensione. Eccola, guarda. Luigina. Non faccio interviste, no, vi prego, no, non sono capace, dico stupidaggini, c'è l'assessore che sa dire cose bellissime, intelligenti, io dico cose stupide, veramente, grazie. Comunque, registrando? No, siamo in diretta. Non è vero. No, come non è vero, ma che stai scherzando? Luigina è sempre una cosa incredibile. Allora, Stefania, sì, allora, abbiamo Stefania Guaglia che, voi pensate, è professionista di professione, conduce delle giornate, in realtà è una dello staff del settore cultura del comune. Io già da qualche... sono l'unico impiegato dell'ufficio cultura. Cioè, l'unica? Nel senso che l'ufficio cultura, c'est moi. C'est moi. Esatto. Perché uno penserebbe, sì, ma questa fa la presentatrice da sempre, ecco, e invece. Infatti gliel'ho detto, ha rallegrato veramente la cerimonia. Cioè, nella sua briosità, nella sua bravura, brillante, nella sua bellezza. Brillante. Allora, presentati un attimo la... Io non so nemmeno chi è, sono arrivata e mi è stato dato... Anzi, però è stato un bellissimo incontro. Mi piace molto il tuo sguardo, il tuo sorriso e il tuo sguardo, però, perché è luminoso quanto il tuo sorriso. Grazie, grazie. Anche tu, appunto, nella lettera hai messo un sacco di verve. Sì. Le tre... Gioca, quello mi piace da morire a me, perché giocare è, come dire, è il mio leitmotiv della giornata. È la potenza della vita, perché se si continua a lamentarsi e l'energia finisce, mentre invece la vita, noi lo sappiamo tutti dov'è che si va a parare, ma se uno si sveglia la mattina e pensa solo a quello, che vita è? Quindi bisogna veramente pensare che ogni secondo può succedere qualcosa di bellissimo, e se succede qualcosa di non bellissimo lo si affronta, poi si va avanti, guardare sempre avanti. E questo me l'ha insegnato questa Karen Challenge, ma anche Karen Blixen, che è una grande. E niente, Karen Challenge ce l'ho nel cuore, perché come ci siamo conosciute è un romanzo. Ma viene da un altro lago, ho capito bene? Lago di Garda e anche Lago di Seo. Bello questo o il suo? Tutti i laghi, però il lago... Trasimeno? Il Trasimeno è fantastico, penso il Trasimeno lo si gira, però il vostro si allunga. Noi veramente ci dobbiamo allungare come un elastico. Poi vabbè, da noi c'è anche D'Annunzio, vicino a casa mia, però tutti i laghi era un altro belli. Che scriveva lettere, insomma. Un altro di quelli che non si stancava, che magari anche di notte chissà cosa, anzi casa sua è stupenda da visitare, per cui si entra anche lì in un'altra dimensione. E niente, io ringrazio voi perché ho sentito la gente ridere e sorridere quando è stata letta questa lettera, e io sono felice perché ridere vuol dire fa star bene le persone. Basta, tutto qua. Auguri e complimenti, grazie. La lasciamo alla serata, alla cena suppongo, grazie, che ci sarà tra poco con i vincitori. Vediamo, intanto proseguono le foto, abbiamo anche qui le ragazze dello staff del maestro Mastrini che si stanno fotografando. Sofia, salutiamo Sofia, l'addetta stampa, forza ragazze, tra poco dovete lavorare. Tocca a voi. Allora vediamo se recuperiamo la dottoressa Caproni, altrimenti ridiamo la linea alla nostra postazione.
L'assessore Vanni, sì. Sei soddisfatto? Sì. Direi di sì, una bellissima cerimonia in cui è emerso veramente quanto le lettere siano capaci di emozionare. Hanno emozionato i lettori, hanno emozionato gli ascoltatori. È stato veramente difficile per le nostre giurie scegliere le tre vincitrici e solamente le tre segnalarne solo tre, ecco. Questo testimonia anche semplicemente dai riferimenti geografici dalle quali sono arrivate le vincitrici, quanto questo premio ormai si rivolge pienamente ad un pubblico di livello nazionale, di ambito nazionale. Cioè, ricercano in pratica. Ci cercano, aspettano. Non dovete cercare voi. Esatto, questo è positivissima la cosa. Assolutamente. Tanto per gli inediti quanto per la parte invece dei carteggi editi, dove sono le singole case editrici che propongono alla giuria i loro lavori da sottoporre appunto alla valutazione della prima sezione. Quindi questo ci fa veramente piacere, fa ben sperare nella longevità di questo premio e della sua importanza nel promuovere, come ricordavo prima, la ricerca da un lato, ma anche tenere viva quell'arte perduta delle scrivere lettere, perché le emozioni viaggiano attraverso le parole. E questa sera con Mogol continueremo su questa china. Mogol è ore 21:15 circa. Grazie assessore. Sindaco, vieni qua. No, ma sei arrivato in ritardo. No, sì, c'era un impegno a Perugia. Adesso le becchi Mogol. È la consacrazione del nuovo vescovo. Quindi. Ah, già è vero, oggi c'è stata l'entrata in esercizio. Quindi, ci siamo divisi i compiti con Vanni e insomma. Allora, quindi mi sono perso. Aspettiamo che il vescovo verrà anche qui a Maggioni. Immagino farà il suo giro pastorale nelle prossime settimane. Certamente. Bene, grazie, ci sentiamo più tardi. Allora, chiudiamo. Ve la rubiamo un attimo alle olivastre che salutiamo. Un attimo che ci spostiamo, ci mettiamo a favore di camera qui, penso. Perfetto. Siamo allora, dottoressa Caproni, reduce da oggi, dove siamo stati? Solo al Festival delle Corrispondenze. Oggi sono al Festival, per fortuna, perché purtroppo non l'abbiamo potuto seguire molto per l'accavallarsi di tanti eventi. Però oggi il premio è stata veramente un'emozione dall'inizio alla fine. Tantissime belle lettere, molto 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 interessanti, tanti attori, protagonisti. Quest'anno diciamo che il livello è veramente, veramente alto, tanta gente, tante emozioni, tanta bellezza. Io mi sono permesso stamattina all'assessore Anni di buttare lì qualche nome per il prossimo anno, dopo te lo dirò a quattro occhi. Lì per lì mi hanno guardato come un pazzo scatenato. Poi hanno detto, poi te lo dico, perché insomma, abbiamo visto che i personaggi che ormai vengono sono tutti di primissimo piano e forse tra qualche anno sarà difficile, cioè uno sarà costretto a far venire gente dall'estero perché qui sono passati tutti, no? Sì, esatto, una bellissima iniziativa di grande livello, credo uno dei pochi festival che racconta queste famose lettere che oggi sembra abbiamo abbandonato, invece sono così belle, così emozionanti. La carta che mi rimane. È veramente... Andare dal tabaccaio, comprare la busta, il francobollo. Francobollo, io sono una collezionista, peraltro adesso è un po' più difficile perché le lettere si spediscono sempre di meno. Però veramente una bellissima intuizione. 24 anni di premio, 11 anni di festival, sempre in crescendo, quindi complimenti veramente a chi sarà intorno a questa iniziativa, all'amministrazione comunale di Maggioni e a tutti quanti. Tra l'altro questa sera si incrociano due nostre iniziative che sono il Festival delle Corrispondenze e il Green Music Fest con Mogol, dottor Massetti, e quindi insomma non poteva finire meglio l'estate. Certo. Allora, la Caproni la sentiremo anche più tardi, però ricordiamo da subito che il 13 settembre ci sarà la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Tonini di Filintrama. Sì. Altro grande evento, insomma, panicale, le ricamatrici, le merlettaie, venite numerosi. Sì, dal 16 al 18
8, venerdì pomeriggio inizia la mostra mercato con tante iniziative culturali, convegni e tanto altro, quindi venite a Panicale perché Panicale offre la bellezza del posto, come d'altra parte anche qui Monte dell'Agua, devo dire, e offre anche la ricchezza di ben 52 scuole, quindi abbiamo ripreso un post-Covid veramente eccellente, di ricamo che provengono da tutta Italia e dall'Ucraina quest'anno. Quindi abbiamo, in onore diciamo di questo paese così martoriato, una ricamatrice ucraina che esporrà i propri manufatti, ma ci sarà tanto altro. Bene, bene. Lo scopriremo tra qualche giorno. Grazie alla dottoressa Gabroni, ti lasciamo alle olivastre. Grazie. Che conosciamo bene perché fanno tante cose buone. Noi chiudiamo, allora ci rispostiamo alla nostra postazione per ridare la linea audio agli studi di Rieti e così possiamo chiudere anche il collegamento per il canale YouTube. Ci risentiremo tra breve. Che ore sono adesso? Abbiamo perso un po' la cognizione del... Ecco, sono le 20:19, perciò orientativamente tra circa un'ora ci sarà lo spettacolo Gommogol. Eventone, non dire che ve lo dico, insomma, perciò rimanete collegati al nostro canale YouTube e alle nostre frequenze. A più tardi da Massimo Spadoni.